Ah, buongiorno, vedo delle facce nuove rispetto insomma, agli altri incontri, perché prima, cioè, agli altri incontri c'erano persone completamente, cioè, diverse, quindi mi fa piacere, insomma, spero che arrivino nel frattempo. Vi riassumo un attimino come dire, il percorso del nostro laboratorio, visto che, insomma, non eravate presenti. Noi abbiamo realizzato una prima fase dedicata al concetto di innovazione sociale e di imprese sociali. Con il professor Mingione abbiamo visto quali sono le, diciamo, problematiche esistenti a livello sociale, quelle proprio che caratterizzano il nostro territorio. Sulla base di queste problematiche abbiamo cercato di, come dire, definire delle possibili idee di business. Con Francesca Calò abbiamo proprio parlato di business planning. Nel corso dell'ultimo incontro, con Antonio Pepe del Distretto Agroalimentare Regionale, quindi un centro di ricerca, abbiamo parlato di sostenibilità economica delle start-up a vocazione sociale, termine che viene ripreso, come dire, dal documento Restart della Task Force del Mise e dal decreto sviluppo. Quindi, durante l'ultimo incontro sono emerse alcune idee che secondo me dobbiamo sviluppare insieme, quindi dobbiamo cercare di accelerarle, come si suol dire. Oggi con il professor Di Fraia entriamo nella seconda fase del nostro laboratorio, quella dedicata al Web 2.0, al crowdsourcing. In particolar modo il professore ci parlerà proprio del Web 2.0, dei social media, quindi come sostanzialmente può una startup utilizzare il mezzo web per comunicare, creare, insomma, diciamo, un pubblico che, insomma, le dia spinta. Qualche parola sul professor Di Fraia, docente presso l'Università Yulm di Milano, insomma, diversi master ho visto, professore si occupa di diversi master. In realtà di master abbiamo questo master in social media marketing, che è un master executive rivolto a, insomma, già ai professionisti o comunque alle persone che già lavorano, un master che va avanti da, insomma, 5 anni su questi temi. Devo dire che, insomma, funziona piuttosto bene, siamo veramente soddisfatti di questo prodotto. Dall'anno scorso abbiamo attivato anche un indirizzo magistrale, quindi c'è una laurea magistrale in marketing che ha un indirizzo specifico sul marketing digitale e social media marketing. Anche questo, insomma, è una bella sfida che speriamo, insomma, vada bene. Quindi, come, insomma, avete capito, il professore è esperto di Web 2.0, di marketing digitale e social media marketing. Oggi proviamo a fare un esperimento, tra l'altro. Visto che siamo in diretta streaming, cerchiamo di utilizzare la piattaforma della nostra associazione, Orsa Onlus, di Facebook, per, insomma, venire incontro alle esigenze del pubblico che ci sta seguendo da casa. Quindi, se volete farci delle domande, siamo a disposizione. Utilizzate, insomma, la nostra piattaforma. Io lascio la parola al professor Di Fraia. Buon Grazie. laboratorio anche a voi. Iniziamo. Ok, uso questo, abbiamo detto. Ok, grazie mille. Bene, allora, intanto grazie dell'invito e soprattutto, come dire, per il tipo di contenitore all'interno del quale questo invito si è realizzato, perché, insomma, ho avuto modo di guardare l'iniziativa e mi sembra veramente molto interessante e decisamente, come dire, in qualche modo un modello virtuoso che varrebbe la pena di, insomma, declinare anche in altre regioni, in altre realtà. E quindi, da questo punto di vista, ho visto che, insomma, la Puglia sta facendo delle cose molto, molto, molto interessanti e quindi mi fa piacere in qualche modo di dare un piccolo contributo a questo tipo di iniziative. Il Web 2.0, è chiaro che, voglio dire, quello che possiamo fare in una mattinata di questo genere è eventualmente una piccola introduzione a quelle che sono le logiche del 2.0, poi magari la facciamo in maniera molto interattiva, questo ci dà modo di capire anche, come dire, come siete posizionati, le cose che posso dare per scontate, quelle che invece in qualche modo vanno un pochino più approfondite e soprattutto, come dire, cercare di trovare un linguaggio comune, in maniera che poi nella seconda parte della mattinata perlomeno ci comprendiamo, perché, insomma, abbiamo tutti in qualche modo lo stesso tipo di mappa concettuale. L'altra cosa invece che volevo fare nella seconda parte della mattinata, giusto per provare a concentrare e soprattutto per darvi un tipo di contributo concreto da portarvi via, è quello di lavorare appunto sull'ascolto dei social media, perché qualsiasi tipo di attività imprenditoriale, qualsiasi tipo di start-up non può esimersi da una fase iniziale di ascolto, no? E quindi di individuazione del territorio,
del mercato, degli ambienti in cui in qualche modo si va a collocare. Da questo punto di vista, come dire, bisogna imparare, tra virgolette, ad utilizzare il social media anche come un'enorme risorsa di, come dire, di possibilità di ascolto, ripeto, del mercato, delle persone, delle conversazioni, eccetera. Quindi quello che cercheremo di fare è, nella seconda parte della mattinata appunto, cercare di vedere quali sono i criteri concettuali e metodologici attraverso cui si va poi a fare concretamente un ascolto in rete, e poi vediamo una serie di strumenti, in maniera che gli strumenti che sono le piattaforme sostanzialmente web sono strumenti immediatamente usabili, cioè voglio dire oggi pomeriggio potreste insomma andare, lavorare sulle vostre idee eccetera, in qualche modo utilizzare qualche strumento avanzato per fare questo tipo di attività. Quindi una parte di carattere più scenario un pochino più tra virgolette generica, generale eccetera, e una parte invece molto concreta, molto applicativa. Facciamo pausa? C'è un momento di stacco di solito? Cioè giusto per bilanciare le cose? Vabbè, ce la gestiamo quando capita, troviamo il modo di fermarci. Cos'è il 2.0? Che dite? Commento libero. Se pensate che non crei problemi di logistica e regia il fatto che interagiamo, perché credo che sia... Ok. Allora, credo che il web 2.0 sia una piattaforma che ti permette di interagire. Cioè, a differenza dell'antico web, si poteva semplicemente consultare quella che era la piattaforma internet. Invece con il 2.0 ognuno di noi può pubblicare, condividere qualcosa e quindi può creare nel suo piccolo qualcosa e quindi inserire qualcosa all'interno della piattaforma internet e quindi si può interagire. Certo, quindi questa dimensione di interazione, sì. Dici, due concetti che credo siano molto importanti, l'interazione e anche la costruzione di contenuti, questi sì. Sono in qualche modo già due sì, elementi. Perché oggi vediamo anche con i social network certo. Che possiamo pubblicare, condividere. Certo. A parte che prima non esistevano, però prima era semplicemente una piccola enciclopedia dove ognuno di noi consultava e quindi poteva documentarsi certo. E altro. Okay. Quindi da una, come dire, da un atteggiamento in qualche modo un pochino più passivo nel sì. Senso che uno poteva solo prendere contenuti, no, in questa sterminata in qualche modo biblioteca virtuale, adesso invece si possono anche generare sì. Contenuti. Questo mi sembra un buon punto. Poi? Proviamo proprio a definire social media. Se dovessimo dare una definizione generica di social media, cosa vi viene in mente? Cioè, un social media è, perché è chiaro ce ne sono infiniti, no? Potremmo, come dire, cioè ce ne sono alcuni, ce ne sono un'infinità, nessuno le conosce fino in fondo, nascono ogni giorno. Quindi se dovessimo provare a cercare un termine che le mette un po' insieme tutti, o perlomeno una definizione concettuale, cosa vi viene da dire? Io credo siano dei canali di comunicazione tra gli utenti e le imprese, laddove sia l'impresa a creare a far parte del social media. In realtà quando facendo il caso delle imprese pensano a una comunicazione con l'utente, si pensa sempre al sito, okay. Utilizzando il sito però come vetrina, certo. Senza comunicazione, impostando il sito come qualcosa per far vedere i loro prodotti, senza interazione. Con i social media questa interazione viene fuori. Quindi è una dimensione di interazione ancora e di in qualche modo possibilità anche per le aziende di entrare in relazione con le persone. Solo ascoltando, riescono ad ascoltare, certo, credo, con i social media. Anche di ascoltare, certo. E anche perché nel social media vi è una targettizzazione più forte, hanno dei dati, riescono a ottenere dei dati sulle persone che cliccano, ad esempio su Facebook il mi piace, che non avrebbero potuto ottenere altrimenti. Questo mi sembra un buon punto. Come ti chiami? Così poi... Anna Maria Russo. Anna Maria, sì, adesso basta il nome. Okay. Mi sembra un ottimo punto, cioè tu dici... Come dire, d'altra parte questi strumenti, cioè metti già in luce una dimensione, se vogliamo anche critica o perlomeno problematizzante rispetto a questi canali, che dici insomma in realtà però poi quando siamo lì dentro questo consente alle aziende, qualsiasi esse siano, di profilarci, cioè capiscono esattamente sì. I gusti che abbiamo e quindi lì tutto il marketing può fare dei giochi, no? Di cui insomma in questi giorni poi abbiamo anche sentito parlare sul, no, big data, l'uso più o meno corretto che ne viene fatto eccetera. Ok. Va bene, però proviamo anziché usare come dire, una spiegazione, usare una frase. Allora, social media sono due punti. Mettiamola così. Sì, giochiamo tutti. Diciamo innanzitutto un feedback da parte che l'azienda riceve rispetto al consumatore, al cliente. Ma perché parlate solo d'azienda? In realtà i social media, cioè poi chiaramente abbiamo una declinazione aziendalistica, no? Però
nascono non necessariamente come un fenomeno aziendale, anzi, cioè, no, riprendendo anche il titolo del, insomma, dell'ambiente in cui ci troviamo, cioè sono delle cose che nascono dal basso, di cui poi le aziende hanno trovato, insomma, giovamento e lentamente stanno comprendendone l'importanza. Beh, diciamo che rispetto alla forma più tradizionale, quella del forum di comunicazione, magari di scambio di opinioni, è forse quella più semplice, quella più veloce. Vabbè, provo a darla io, vediamo se vi può aiutare. Oppure volevi dire qualcosa tu? Sì, ci provo. dai commenti capisco che stiamo parlando con dei sicuramente persone laureate in marketing o qualcosa del genere. Lo capite da come parlate. Quindi, lo sono anche io, quindi ci siamo. Quindi siamo, insomma, una comunità. Vabbè, secondo me come dire, più che altro bisogna sottolineare la distinzione tra web 1.0 e 2.0. 1.0, diciamo, semplicemente prevede una comunicazione da una parte ad un'altra. Web 2.0 prevede anche, come dire, una comunicazione di ritorno. Quindi sostanzialmente, se volessimo utilizzare una parola per definire Web 2.0, direi condivisione. Condivisione, sì. Certo. Okay. Ottimo. Un altro modo per raccontare questo stesso discorso, che ha molto a che fare con quello che avete detto tutti, ma che prova un pochino a riassumere come dire, il DNA che sta dietro queste piattaforme, potremmo dire che i social media sono delle piattaforme web senza contenuti. E questo forse ci aiuta un po' a capire. Che cosa voglio dire? Voglio dire che, se ci pensate, Facebook è una piattaforma web vuol dire semplicemente, appunto, che non hai bisogno di installare nulla sul computer, vai sulla rete e c'entri dentro, e è priva di contenuti, perché non ci sono i contenuti. Su TripAdvisor, piuttosto che su Duspaghi.it, piuttosto che su Google, su YouTube, non ci sono contenuti. Allora, no? Non ci sono in origine, ci sono dopo, e ci sono dopo perché ce le mettono gli utenti. Allora, questa è la definizione forse più, no, più sintetica. Sono piattaforme web i cui contenuti sono generati dagli utenti. Questo poi declina nelle infinite forme sostanzialmente di social media, cioè nel senso che in origine sono piattaforme vuote. Il loro successo, la possibilità che uno poi, entrando lì dentro, ci si riconosca, trova delle cose interessanti da vedere, fare, sentire, dire, linkare, cliccare, eccetera, deriva dal fatto che altre persone ce l'hanno fatta, ce l'hanno messo dentro. Questo è completamente diverso rispetto, appunto, a quello che dicevate voi prima, i siti web. Cioè, i siti web in realtà sono ambienti web, come dire, pieni di contenuti, cioè i contenuti ce l'hanno già messi altri per noi, noi possiamo andare, vedere, leggerci, eccetera, scaricarceli, mandare una mail, quello che volete, ma in realtà i contenuti preesistono in qualche modo alla piattaforma, mentre invece in questo caso i contenuti vengono dopo la piattaforma. Questo in qualche modo, cioè, ci fa subito ragionare rispetto al tipo di, come dire, di situazione anche comunicativa che si viene a generare. Allora, questa situazione comunicativa che si viene a generare forse è la cosa su cui vale la pena di riflettere un attimo, che in qualche modo l'avete già detta, cerchiamo solo di trovare un linguaggio comune per avere, no, in qualche modo degli ordinatori concettuali condivisi. Come dire, se pensiamo al modello di comunicazione che sta dietro il web 1.0, che tipo di modello di comunicazione è? Sempre per fare un po' un attimo gli astratti e i teorici, quando poi andremo nelle cose molto concrete. È un modello di comunicazione, cioè intendo dire, se dovessimo rappresentarlo come un grafico, come, insomma, molti a molti sono il 2.0, mentre invece quello prima era uno a molti, ok? Quindi era un modello uno a molti, cioè chi comunicava e tutti gli altri che in qualche modo potevano, insomma, fruire di questo, tra virgolette, messaggio. Allora, anche questo, vado velocissimo, perché sono concetti molto, molto immediati e molto noti, credo, ma giusto ci serve perché, come dire, l'importante è capire il DNA dei social media, poi dopo usarli è una questione di pratica, ma capire il DNA che ci sta dietro, le logiche, la filosofia, in qualche modo, appunto, cioè la pratica sociale che sta dietro i social media, questo è l'aspetto importante no? Rispetto a sapere entrare su Facebook e usarla in termini aziendalistici. Quello si impara con un pomeriggio, ci si mette lì, si guarda cosa ci propone e si impara, ma capire la filosofia che ci sta dietro
credo che sia invece uno strumento concettuale più interessante. Allora, dicevamo, l'1.0 è ancora un mondo, uno a molti, quindi un modello di comunicazione in qualche modo, se ci pensiamo, e qui potremmo agganciarsi anche a considerazioni di carattere, tra virgolette, ancora più teorico, della modernità, è ancora un modello mass mediatico quello del web, perché in fondo chi può comunicare? Noi stavamo dicendo uno a molti, vuol dire che ce ne sono pochi di soggetti legittimati a comunicare. E siccome, come sappiamo, in qualche modo la comunicazione è potere, di fatto il tipo di comunicazione di massa, uno a molti, è un tipo di comunicazione che intercetta dinamiche di potere, appunto, della modernità, ok? Quindi un potere verticistico, no? In qualche modo concentrato nelle mani di una ristretta, come dire, quantità di soggetti, e quindi le emittenti televisive, piuttosto che i grandi gruppi editoriali, piuttosto che i politici che possono trovare in qualche modo spazio in questo mondo. Il 2.0 introduce quello che dicevi tu, appunto, questa dimensione invece molti a molti, e quindi soprattutto la possibilità da parte delle persone di generare contenuti. Questo è l'aspetto, tra virgolette, rivoluzionario, la possibilità di generare contenuti che possono essere in qualche modo erogati, trasmessi, veicolati ad un pubblico globale. Allora, qualcuno definisce questa cosa, questi tipi di contenuti, autocomunicazione di massa, e mi sembra un modo interessante per definirlo. Autocomunicazione di massa vuol dire appunto che il singolo individuo può generare comunicazione di massa, e questo, ripeto, al di là di tanti discorsi di che cos'è Facebook, di che cos'è Google, YouTube, eccetera, ci fa dire che, come dire, siamo di fronte a un cambiamento di paradigma, cioè quello che succede con i social media è un cambiamento di paradigma della comunicazione umana, quindi non è tanto un problema dell'azienda o della non azienda, è proprio un cambiamento di paradigma nella storia della comunicazione umana, cioè chi sostiene che è uno di quei cambiamenti epocali, cioè confrontabile alla nascita della stampa piuttosto che all'invenzione della scrittura, cioè stiamo vivendo quella roba là, cioè stiamo vivendo una cosa che in qualche modo nella storia dell'umanità, no, si è ripetuta un numero ristretto di volte, quindi è questo che sta succedendo adesso, un cambiamento di paradigma. Perché un cambiamento di paradigma? Perché è un cambiamento negli assetti di potere, è un cambiamento nelle logiche del potere, perché, ripeto, c'è la possibilità da parte delle persone in qualche modo di giocare allo stesso gioco con cui fino adesso giocavano in qualche modo solo i gruppi di potere. Quindi, come dire, in qualche modo è una, tra virgolette, rivoluzione dal basso, potenzialmente è un modo attraverso cui appunto le persone acquisiscono il potere di far sentire la propria voce. Ecco, questo concetto di far sentire la propria voce è assolutamente centrale rispetto a quello che andremo a dire. In che senso è un cambiamento di paradigma? Appunto, è un cambiamento di paradigma perché rompe le logiche tradizionali di tutto, cioè di fare informazione, di fare comunicazione aziendale, di fare comunicazione interpersonale. Siccome in qualche modo le tecnologie della comunicazione cambiano le forme di vita, no? Questa è la cosa che abbiamo scoperto, la stampa ha cambiato le forme di vita nelle società occidentali quando è arrivata, così i social media stanno cambiando in qualche modo le forme di vita. In che modo? Che cosa sta succedendo? Vediamolo subito per andare molto nel sodo agli aspetti aziendalistici, perché è questo che poi in qualche modo, no, più o meno direttamente ci interessa. Beh, ad esempio, cioè, basta appunto pensare a che cosa si faceva qualche anno fa quando uno aveva bisogno, che ne so, di comprare un PC nuovo piuttosto che una macchina fotografica, no? Uno andava certamente in rete ad informarsi, e dove andava? Di solito andava sui siti delle aziende, andava a leggersi le caratteristiche, andava a leggersi i contenuti, e quindi in qualche modo si ritrovava di nuovo confinato, tra virgolette, all'interno di una, come dire, di una presa di parola da parte del soggetto enunciante, cioè era lui che comunicava e mi raccontava quanto era bello, quanto era buono, eccetera, eccetera. Adesso dove si va quando si vuole scegliere un ristorante, un albergo, un PC, una macchina fotografica? Voi siete mandati sul sito di Sony piuttosto che ne so, di Asus? Probabilmente no, cioè si va nei siti dove vengono fatte comparazioni tra prodotti, no? Andiamo a sentire, cioè, in qualche modo la voce degli utenti. Allora, questo è veramente, capite, per il mondo aziendale e il marketing un cambiamento radicale del paradigma, cioè contano più le conversazioni degli utenti tra loro di quanto non conti quello che dice l'azienda. Io posso andare nel sito di Asus, ma giusto per vedere le caratteristiche tecniche, quanta RAM c'ha, quanto, come dire, che velocità di processore c'ha, ma non certo per avere dei giudizi di qualità, perché quelli me le vado a trovare altrove. Allora voi capite che, ripeto, questa voce, questo chiacchiericcio, questo buzz, che, no, che sono tutti modi diversi per dire quello che succede dentro i media sociali, è, come dire, sempre più rilevante, no, nel modo in cui le aziende possono fare marketing, possono fare impresa, possono entrare sul mercato.
Già negli anni, nei primi anni 2000 qualcuno sosteneva che i mercati erano conversazioni, eh? Questa cosa sembrava molto... Posso fare una cosa? Sì, anzi, molto volentieri. Però professore, cioè, secondo lei il budget ha comunque ancora, il budget, cioè avere un budget più o meno alto da investire in marketing, sì, social media, ha ancora una certa rilevanza? Assolutamente sì, ha una certa rilevanza perché naturalmente, come dire, i media sociali, i social media e tutto il marketing digitale in qualche modo, come dire, non soppiantano immediatamente gli altri mezzi, no? E quindi investimenti in canali di comunicazione classici, in media classici ci sono ancora, quindi voglio dire, non è che perché sono arrivati i social media in un attimo è sparito l'investimento, che ne so, in spot piuttosto che in annunci, in cartolinistica, eccetera. Certo, due considerazioni. La prima, siamo proprio all'inizio di questo mondo, cioè stiamo facendo i primi balbetti di quello che sta succedendo e succederà in termini di media sociali e di, in qualche modo, connettività distribuita. Ok? Queste sono cose che sono nate, no, qualche anno fa e abbiamo davanti evoluzioni impensabili sino adesso. Quindi è chiaro che in questo momento, come dire, il passaggio, l'integrazione tra vecchi e nuovi media è, come dire, un'integrazione complicata, eccetera. Seconda considerazione, in Italia noi abbiamo come master un osservatorio sull'uso dei social media da parte delle aziende italiane, quindi riusciamo a monitorare su un campione di 720 aziende da 4 anni che cosa sta succedendo, e quindi se poi vi interessa trovate anche su internet, Osservatorio Social Media si chiama, dove ci sono i risultati della ricerca, è in corso la terza edizione che sarà pronta a settembre. Lì vediamo, testiamo in qualche modo il polso all'imprenditoria nazionale, grandi, piccole e medie imprese, per capire quanto usino questi mezzi e soprattutto con che qualità le usano, le sanno usare oppure no. Allora, quello che sta succedendo in prima istanza, e qui proprio da una risposta molto precisa a quello che mi avevi detto, sono arrivati prima le grandi imprese, cioè avere budget naturalmente semplifica. Perché? Perché non li so fare, nemmeno li capisco, ma ho budget e risorse da impiegarci, e poi quindi mi rivolgono da un'agenzia piuttosto che internalizzo le competenze e riesco ad essere presente su questo mercato, su questi canali. Il problema, come dire, allora, questo è in prima fase. In seconda fase, cioè quindi nella seconda rilevazione che abbiamo fatto, abbiamo visto che c'è stata una penetrazione molto elevata anche da parte delle piccole e medie imprese. Quindi anche le piccole e medie imprese adesso hanno capito che, tra virgolette, questo mondo può essere utile per fare imprenditoria, per fare in qualche modo business, per fare marketing, eccetera. E quindi c'è stato un aumento significativo. Insomma, per fare solo un esempio, nel 2011 siamo passati dal 9% delle piccole imprese al 37% dell'anno precedente, cioè rispetto all'anno precedente, quindi sono moltiplicate per 3, quasi per 4. Quindi un aumento significativo in termini quantitativi. Il grosso problema è che ancora la qualità d'uso di questi canali è veramente imbarazzante. Noi abbiamo messo a punto un indice di misurazione che si chiama Social Media Ability. Anche questo, se cercate rete Social Media Ability, come in qualche modo abilità dei social media, vedete i punteggi che avevamo costruito. Abbiamo costruito, insomma, un sistema di misurazione di diverse dimensioni, di capacità di uso degli ambienti sociali. Questa scala andava da 0 a 10, giusto per dare un segno. Nel primo anno il punteggio medio delle 720 aziende monitorate, nord, centro, sud, grandi, piccole e medie, era intorno all'1.1, quindi vuol dire 1 su 10. L'unità di misura qual era? Cioè, nel senso, l'unità di misura? Allora, la misura sono tre in realtà, sono tre. Abbiamo costruito una sorta di triangolo di misurazione. Il triangolo è costruito sulla base di tre dimensioni. La prima è l'orientamento, l'abbiamo definito orientamento ai social media, quindi in qualche modo quando le aziende hanno attivato i diversi canali social, okay? In relazione allo sviluppo anche sociale del social media. È chiaro cosa voglio dire? Cioè, Twitter è arrivato un anno e mezzo fa, è esploso in Italia, e quindi l'avere un anno di vita su Twitter vale molto di più che non avere un anno di vita su Facebook, giusto per stare... Un secondo indicatore era l'attenzione e la cura, e quindi la frequenza con cui rinnovano i tweet, i contenuti, la frequenza con cui rispondono, le quantità di contenuti generati durante la settimana e così via. Quindi una serie di indicatori in qualche modo di nuovo quantitativi.
E la terza era l'efficacia, quindi questo genere di, in qualche modo, attività che risultati aveva generato, ok? Quindi in termini di follower, in termini di contenuti prodotti dagli utenti, eccetera. Quindi sono sostanzialmente tre dimensioni misurate, ciascuna di queste tre dimensioni aveva un valore possibile da 0 a 10, facendo la media viene fuori la media complessiva dell'indicatore, ok? Scusate, professore, non sarebbe, come dire, più semplice utilizzare ad esempio i click o le impressioni, visto che... No. Assolutamente no, cioè, diciamo le cose come no, senza tanta diplomazia, quindi no, assolutamente no, perché i click e l'impression si usano per misurare prevalentemente i siti web. Sugli ambienti social ci sono indicatori molto più rilevanti. Quelli che abbiamo detto sono solo alcuni degli indicatori che abbiamo preso in esame. Oltretutto quest'anno abbiamo fatto una partnership con un'azienda che ha un software specifico per fare queste cose, quindi cioè, l'analisi che faremo è molto più rilevante, molto più di dettaglio. Voglio dire, ci sono delle metriche che non possiamo vedere, ma sarebbe interessante, molto interessanti, che possono per esempio servire all'azienda per dire ma quanto sto usando bene Facebook, no? Allora ci sono degli indicatori molto semplici, ad esempio, che non hanno molto a che fare con i click o con le visualizzazioni, che sono un po' concetti appunto molto legati al web marketing. Quindi quando io devo fare web marketing conta l'impression, quante persone sono venute alla mia pagina e di queste quante mi hanno cliccato. Mentre invece su Facebook le metriche possono essere molto più raffinate e più interessanti, ad esempio rispetto ad ogni post generato dall'azienda, quanti commenti ho fatto, il pubblico ha fatto? Elementare, vuol dire che, capito, se io faccio dei contenuti e nessuno se le fila, non ho commenti, vuol dire che c'è qualcosa che non genera engagement, piuttosto che ogni contenuto quanti like genera, oppure quanti sono i contenuti, come dire, quanti contenuti vengono generati in relazione a un certo numero di utenti, cioè ogni 1000 utenti, quanti contenuti generano. Quindi ci sono una serie di metriche che sono molto specifiche per i vari canali e vale la pena insomma di usare questo quando si fa un'analisi di dettaglio. Chiudo tutte le virgolette, dove eravamo? Stavamo dicendo a questo cambiamento, come dire, in qualche modo alla necessità di intercettare queste conversazioni, no? E quindi... quello che in qualche modo abbiamo detto è che c'è nel nostro paese in questo momento un ritardo importante ancora in termini più di cultura che non di, come dire, comprensione del fatto che questi nuovi canali sono significativi e fanno far business. C'è proprio un ritardo un po' culturale nelle pratiche d'uso, nelle capacità di in qualche modo di mettere a sistema una strategia di comunicazione che prenda in considerazione anche i canali social. Una cosa banale, questi non sono nuovi canali. Non si può più parlare del marketing digitale, del marketing social. Il marketing è il marketing, punto. È chiaro cosa voglio dire? Quindi un'azienda che dice io faccio marketing dovrebbe voler dire faccio marketing su tutti i canali che in qualche modo attualmente i sistemi di comunicazione ci mettono in mano. Mentre invece anche nelle aziende c'è ancora una distinzione anche concettuale tra chi fa, che ne so, marketing nell'ambito classico e il marketing digitale, no? E quindi insomma speriamo che questo tipo di atteggiamento venga presto superato, perché ripeto, una strategia di comunicazione deve essere una strategia multicanale integrata su tutti questi fronti. Quindi stavamo dicendo, già negli anni all'inizio del 2000 qualcuno parlava appunto della, come dire, del mercato come conversazioni, no? Ritornando a dare valore al passaparola come principale canale di marketing, cioè il passaparola è quello che in qualche modo fa sì che tu ti fidi di quello che ti viene detto, no? Cioè l'autorevolezza del pari, no? Quello che il tuo amico, se ti dice questa moto è una figata, ti fidi molto di più che ne so, che se, no, che se vai a leggere il Deplia o dal concessionario. Allora, questo, ripeto, la rilevanza della conversazione del passaparola è in qualche modo quello che definisce la novità in termini proprio di logiche di marketing dei canali sociali. Da questo punto di vista, giusto per dare ancora un concetto molto 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 semplice ma molto usabile, come dire, fino a pre-social media si diceva che le aziende avevano in qualche modo, cioè gestivano la propria brand image, cioè qual era lo scopo del marchettaro, del comunicatore, eccetera, di generare una bella un'immagine positiva dell'azienda, quindi tutto il discorso dei valori, degli universi simbolici di riferimento, cioè insomma, no, io compro Barilla, ma in realtà compro un mondo di significati, no, di valori, eccetera, eccetera, di suoni e così via. Allora, certamente questa roba c'è ancora, però ha cominciato profondamente a entrare in crisi come unica dimensione attraverso cui si generano i processi d'acquisto.
Perché quello che conta sempre di più, oltre appunto a questa dimensione immaginaria di valori, di qualità del prodotto, eccetera, conta sempre di più anche quella che viene definita la reputazione, no? E quindi la reputazione dell'azienda, in una dimensione, come dire, che ha delle valenze proprio anche di, come dire, responsabilità sociale, di correttezza nei comportamenti, eccetera. Cosa voglio dire? Esempio classicissimo, abbiamo detto Barilla, se io, come dire, trovavo un pezzo di vetro in una confezione di fischiotti Barilla, in un tempo pre-social media, cosa facevo? Se ero normale lasciavo stare, buttavo via, mi incazzavo, lo raccontavo a qualche amico e la storia finiva lì, il danno per Barilla era praticamente nulla. Se ero un pochino più impallinato scrivevo, oppure quando già in epoca più moderna, numero verde, customer care, telefonavo e loro cosa mi dicevano? Ah, ci dispiace, questi erano bravi, mi mandavano una quintalata di pasta a Natale e la storia però finiva tra me e loro. È chiaro cosa voglio dire? Social media, metto questa roba su un ambiente social dove si parla di cibo, duspaghi.it, piuttosto che invece Giallo Zafferano, Barilla ha un danno d'immagine immenso. Allora, il passaggio di paradigma, tradotto in termini aziendalistici, è un passaggio da un marketing basato sull'autorappresentazione, quindi l'immagine, no, veicolata attraverso la comunicazione, attraverso il packaging, attraverso certo la qualità del prodotto, però tutta questa roba qua, a un marketing della reputazione, che certo non butta via quelle robe, ma che è fatto tanto di ciò che l'azienda dice su se stessa, ma anche delle cose che le persone dicono sull'azienda. E allora quella roba lì ci va guadagnata. La reputazione è l'insieme della comunicazione, tanto quella che l'azienda fa che quella che l'azienda subisce. E quindi questo è, ripeto, è un potere, tra virgolette, nelle mani di tutti noi. E d'altra parte è, se ci mettiamo in un'ottica più marchettara, è, come dire, un riferimento inevitabile a cui dobbiamo in qualche modo pensare se dobbiamo gestire una presenza, no, sul mercato di qualsiasi azienda. Deve tener conto di quello che dicono le persone su di lei e intercettare in qualche modo il loro punto di vista. Questo è un po', come dire, concettualmente il cambio di paradigma. Qualche parolina chiave che forse ci serve. Allora, qualche parolina chiave la potremmo vedere lì, ma secondo me funziona meglio se andiamo in questo modo perché è più discorsivo e facciamo prima, perché poi voglio andare a darvi strumenti più che a far chiacchiere. Allora, qualche parolina però chiave ci serve. Allora, l'abbiamo detto prima, user generated content, l'abbiamo detto, no? USG, i contenuti generati dagli utenti. Il marketing attuale è sempre più un marketing USG, user generated content, conta molto di più far produrre contenuti che produrre noi contenuti. Avere un utente che produce contenuti vuol dire avere in qualche modo averlo ingaggiato, averlo portato dalla nostra parte, averlo in qualche modo, tra virgolette, fidelizzato alla qualità della nostra proposta di tipo sociale, di tipo marchettario, quello che volete. Quindi qualsiasi tipo di attività di marketing dovrebbe servire per ingaggiare questo tipo in qualche modo di atteggiamento e di compartecipazione, condivisione, no? Quelle parole che poi voi avevate già citato e che sono in qualche modo gli ordinatori concettuali di questo mondo. No, le paroline non ce l'ho qua, mi sembrava che ci fossero qua, sì, eccole qua. Ok. Questo è un po' una mappa concettuale, quindi qualche parolina di queste credo che ci faccia comodo per capire un po' questo mondo. Quindi abbiamo detto questo concetto dell'user generated content, il concetto di prosumer, che è quello lassù in cima, anche lì è semplice, no? Il consumatore, produttore, lasciamo stare, però ci sono alcuni concetti che secondo me possono in qualche modo servirci. Ad esempio, da dove vogliamo partire? Quello che vi sembra un pochino più, se ce n'è qualcuno, che vi sembra meno noto. Folksonomy, la cosa un po' più complicata. Folksonomy, anche questa è una... qualcuno lo sa? Ci aiuta? No? Bene, così dico qualcosa che non sapete, se mi diverto di più. Allora, Folksonomy è una crasi, naturalmente ancora ancora perché ce ne sono altre, crowdsourcing, no? In qualche modo vanno un po' tutte in quella direzione, c'è dentro il concetto di gente, di popolo. E quindi Folksonomy è la messa insieme di popolo, folk, gente, e tassonomy, tassonomia. Allora significa tassonomia del popolo, tassonomia dal basso in qualche modo. È un concetto, ripeto, apparentemente complicato e ce lo risolviamo in maniera abbastanza veloce, però significativo per capire le logiche del 2.0, questo è il motivo per cui è lì.
Cioè, serve per capire come la collaborazione dal basso generi effetti, come dire, di sistema. Che cosa significa? Allora, il tema è quello della tassonomia. Le tassonomie sono il modo in cui le persone, da sempre, il pensiero umano organizza i contenuti. E noi siamo abituati a organizzare contenuti solitamente in che forma di tassonomia? Quando pensate a contenuti, voglio dire, che ne so, pensate al mondo degli animali. Quindi ci sono vertebrati e invertebrati, poi nei vertebrati ci sono, che ne so, cordati e non cordati, vertebrati e invertebrati, poi ci sono mammiferi, erbivori e così via. Come funziona questa tassonomia? Come vi sembra che funzioni? Per categorie. Per categorie, ma queste categorie come sono messe l'una rispetto all'altra? In maniera gerarchica, sono categorie organizzate gerarchicamente. Il modello mentale che ci viene in mente è quello dell'albero, cioè in qualche modo, no, dell'albero o che parte dall'acqua, come la genealogia, avete visto che funziona così? Stessa roba, la tassonomia di solito funziona così, parte da, no, e si divide fino ad arrivare alla foglia. La foglia è l'ultimo, come dire, il contenuto finale, insomma, no? L'ultimo, non più ulteriormente riconducibile ad altro. Allora, questo in qualche modo è il modello che dalla scrittura in poi, in qualche modo, caratterizza il nostro modo di pensare i contenuti organizzati in maniera tassonomica. È la stessa cosa delle biblioteche, se voi ci pensate le biblioteche funzionano così, cioè letteratura piuttosto che scienze, nella letteratura ciò italiana, straniera, in quella straniera ciò inglese, francese e così via, fino a che arrivo all'autore. Allora, le tassonomie sono anche la forma in cui sono costruite, se ci pensate, i siti web classici, sono costruiti per tassonomia gerarchica. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ho un punto di ingresso, che è la home page, e da lì ho i menu con cui mi muovo. Quindi un sito web 1.0 è costruito secondo una logica, come dire, organizzativa piramidale, cioè gerarchica. Siamo di nuovo ancora nel mondo 1.0, ma soprattutto nel mondo della modernità, che è un mondo fatto di gerarchie, di rapporti verticali, della comunicazione che va dall'alto verso il basso, eccetera. Cosa succede? Nei social media è ancora così? Nei siti web di ultima generazione, tra virgolette, è ancora così? Non è ancora così, perché in realtà il grosso problema della rete, se vi ricordate, è sempre stato quello non tanto di metterci dentro contenuti, ma di tirarli fuori. E tirar fuori i contenuti è un pasticcio, anche per Google che è così potente. Perché è un pasticcio? Perché spesso i contenuti mancavano prima di informazioni semantiche, cioè erano, come dire, si è parlato molto di web semantico, come si fa ad arrivare al web semantico, c'è, cioè, chi diceva buttiamo via tutto e ricominciamo dal principio mettendolo in un ordine diverso da prima, naturalmente erano cose impossibili. In realtà però la semantizzazione del web è avvenuta lo stesso, è avvenuta grazie a, questo è il motivo per cui Google è sempre più intelligente nel trovare quello che ci serve, è avvenuta proprio attraverso questo meccanismo della folksonomy. Che cos'è la folksonomy? È un modo di riorganizzare, oppure di aumentare l'informazione all'informazione contenuta nel web, cioè aumentandone le valenze semantiche. Lo facciamo tutti senza accorgercene, credo perlomeno, insomma quasi tutti, cioè semplicemente rispondendo alla grammatica della rete, cioè alla grammatica social della rete. Quando uno scrive un post in un certo spazio, in un blog, che cosa dovrebbe fare di solito? Che cosa si fa? Che cosa ci si aggiunge? Io scrivo, che ne so, ho un blog mio, scrivo un contenuto e poi alla fine cosa dovrei fare di solito? Lo taggo. Taggarlo, questo piccolissimo gesto, taggarlo vuol dire che io spiego, come dire, alla macchina e alle altre persone che poi useranno la macchina, intendendo per macchina Google, motore di ricerca, spiego quel contenuto lì a che area semantica rimanda. Voglio dire, se io scrivo, che ne so, la cattura del tordo, cioè, e metto giù lì tutta una serie di spiegazioni su come si cattura il tordo può voler dire l'uccello che vola o un pesce che si pesca sott'acqua. Allora, se io metto pesca sub come tag, immediatamente si viene in qualche modo, il motore di ricerca capisce che stiamo parlando di un ambito piuttosto che un altro. La folksonomy è questa roba qua, è il fatto che negli ultimi anni, grazie alle pratiche dei tag, che ci sono su tutti i contenuti che vengono messi sulla rete da persone in qualche modo che ne hanno acquisito la grammatica, ha insegnato alla rete in qualche modo ad essere infinitamente più intelligente. I risultati sempre più accurati che Google ci rimanda, ce le rimanda grazie a questa pratica sociale. Quindi capite, è un piccolo gesto che ciascuno di noi fa, no? E che però ha un effetto globale di sistema. Poi long tail ci serve perché in termini, come dire, delle cose che potreste andare a fare, il concetto di long tail è molto interessante. Se avessimo la possibilità di disegnare, ma l'avrete visto il long tail, chi qualcuno lo sa come funziona, di cosa si tratta, tu lo sai.
Ce lo vuoi raccontare tu velocemente? Sì. Dai. Allora, è la teoria della coda lunga. In realtà viene illustrata come una curva che è più, diciamo, in un grafico ascista ordinata, questa curva è più vicina all'asse delle ordinate. E facciamo una cosa, raccontiamola proprio perché si chiama coda lunga. Così che si chiama coda lunga perché è il potere così se la rappresentano meglio, poi ti ridò subito la parola. I termini grafici, perché ascisse ordinate io mi incasino sempre, immaginatevi, come dire, un dinosauro di quelli con la coda lunga, ok? Gli mettete la testa dalla parte dell'asse verticale, ok? Quindi che cosa succede? Viene fuori un grafico che ha la coda lunga del dinosauro, poi alla fine, quella lì è la coda lunga, ok? Quindi è il fatto che, come dire, la curva in qualche modo fa, no? Se ne va verso, diventa sempre più asintotica rispetto all'asse orizzontale. Pensate al dinosauro. Praticamente in questa curva c'è una sorta di divisione tra il potere dei pochi e il potere dei tanti. Nella parte della coda si vanno a concentrare tanti piccoli elementi che però riuniti insieme acquistano potere. Cioè, cosa ad esempio accade nell'ambito delle nicchie? Esiste la nicchia del rock metal. Magari a non tutti piace il rock metal, però a 10 persone piace lo stesso album e non a 1000 persone. Come ad esempio può piacere un album degli U2. Se un album degli U2 piace a metà della popolazione mondiale, un album di una band locale può piacere a 100 persone. In realtà la coda lunga scopre che esiste anche queste nicchie qua. Esiste anche la nicchia, quindi non bisogna pensare, non bisogna condividere una cosa semplicemente perché non la seguirà nessuno. Esiste anche quel qualcuno che può seguire quella particolarità, quella nicchia. Sì. Ottimo, quindi l'insieme delle nicchie acquista potere e dà potere anche alla coda lunga. Perfetto. Che implicazioni ne abbiamo in termini di marketing? Ottima descrizione. In termini di marketing, se vogliamo sintetizzare con uno slogan quello che ci diceva lei, possiamo dire che attraverso la coda lunga passiamo da un mercato di massa a una massa di mercati. Questo è lo slogan. Che cosa vuol dire? Vuol dire che, riprendendo l'esempio che ci ha fatto lei, che mi sembra molto efficace, se io sono gli U2 e mi presento a una casa discografica, non hanno problemi a produrmi, perché tanto sanno che il mio è un prodotto di massa, loro possono investire 100.000 euro, 1 milione di euro nella produzione, e sanno, come dire, che la curva in qualche modo del prodotto immesso sul mercato sarà una curva che farà così, cioè intercetterà in breve tempo una quantità molto elevata di consumatori che mi consentirà di rientrare negli investimenti. Questa è la logica del mercato di massa. Si produce solo se so che c'è una massa sufficientemente grande di persone che in tempi brevi mi facciano rientrare gli investimenti. Il modello, in realtà, quello della coda lunga è un modello di business e vuol dire che, come diceva giustamente lei, se io sono invece un gruppo rock metallaro di Cerignola e vado davanti a una major discografica e gli dico facciamo questa roba qua, loro possono dire ah figo, senti che bello, bravi, sembrate gli anni 70, bello, mi piace. E si fa due conti prima di decidere se produrvi. Dice quanto mi costa produrvi? Allora, distribuzione, stampa, registrazione, eccetera, mi costa, che ne so, 100. Quanti sono in Italia gli impallinati dell'hard rock metallaro anni 70? 5.000. Quanti di questi potrebbero comprare il prodotto? 1.000. Mi conviene farlo? No, non ci rientro negli investimenti. Arrivederci e grazie. No, indipendentemente dal valore, magari altissimo, di questo gruppo rock. Allora che cosa succede? La logica del da un mercato di massa a una massa di mercati. Se io riesco a posizionare quel prodotto non solo sul mercato italiano, ma anche su altri mercati, che saranno mercati di nicchia, perché l'hard rock anni 70 magari avrà 100.000 persone interessate in Francia, altre 50.000 in Australia. Allora, se io riesco a posizionare sul mercato, ad esempio, anziché andare dalla major, mi faccio io, investo nella registrazione, produco la cosa e lo distribuisco in rete, che cosa succede? Succede che io vado a intercettare, ripeto, una massa di mercati, su ogni mercato potrò fare poco business, in nessun mercato rientrerei negli investimenti, è chiaro cosa voglio dire? Ma in 100 mercati sì, anzi, magari vado molto di più,
cioè come dire, guadagno molto di più di quanto non avrei potuto guadagnare se avessi, no, lavorato su un unico paese. Allora, da un mercato di massa a una massa di mercati. Questo da un punto di vista imprenditoriale è decisivo come concetto di fondo, perché ci consente di pensare la pianificazione del nostro business. È chiaro che se il business è un'attività di tipo sociale le cose sono più complesse, però in ogni caso pensare in una prospettiva, come dire, globale, no? Quindi pensare che io posso operare su mercati diversi per intercettare la coda lunga, ok? Questo concetto ce ne inserisce un altro che qui non c'è, ma che vale la pena di, che in qualche modo ha a che fare con crowdsourcing, e quindi vale la pena di dirlo, che è quello di disintermediazione. Le cose che il mercato, il mondo digitale, i social media fanno è la disintermediazione, no? Molto banalmente. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quel gruppo rock non ha bisogno della major per poter produrre, può in qualche modo raggiungere il consumatore attraverso una, come dire, in maniera disintermediata. E questo è quello che sta ridefinendo, se ci pensate, le nostre, i modelli produttivi, i modelli di business. Cioè pensate alle agenzie di viaggio, la crisi delle agenzie di viaggio è generata prevalentemente dal fatto che c'è una totale disintermediazione, il viaggio me lo faccio da me, non vado più in agenzia fisica a costruirmelo, e così via. Allora tutte queste attività crowdsourcing vuol dire, poi lo vedrete la volta prossima, quindi non c'entriamo, ma insomma la possibilità in qualche modo di usare servizi, no? Di acquisire servizi in maniera disintermediata da un mercato globale. Io ho bisogno di un servizio, posso farmelo realizzare in tutto il mondo utilizzando piattaforme di un certo tipo e quindi non rivolgendosi alle solite agenzie che facevano intermediazione. Okay? Quindi questo concetto di disintermediazione è un concetto particolarmente rilevante. Niente, io credo che questa roba qua forse non ci serve più. Sì, un concetto, forse ancora due cose. Wikipedia, ma in realtà è una piattaforma web, anche questo è importante che ci vi ricordiate, che in qualche modo è una piattaforma abilitante, quindi di wiki ce ne sono tantissime, non è Wikipedia, è il risultato di un'attività wiki fatto su una piattaforma wiki, ma di wiki ce ne sono tanti, ok? Vanno da Google Drive, no? Piuttosto che a Basecamp e così via, cioè sono piattaforme web in parte gratuite, in parte a pagamento, attraverso cui si può operare, no? Sugli stessi contenuti in maniera, secondo certe logiche che adesso non vado ad approfondire. E poi RSS, anche questo credo che possa essere un concetto interessante, sempre in termini di queste logiche di condivisione, di collaborazione, di disintermediazione. RSS, ci sono tanti modi per sciogliere l'acronimo, uno è quello della Really Simple Syndication, una cosa che ha a che fare con le radio locali, oltretutto anche questa degli anni 70. Sono semplicemente i feed, quelle affarini arancioni, clicchini arancioni che si possono trovare dentro giornali online, piuttosto che dentro... Ce l'hai presente? Ti vedo di no. Allora, come funzionano? Aggiornamenti, ti avvisano se c'è un aggiornamento in pratica? Sì, non solo ti avvisano, perché è più comodo del semplice ti avvisano. Cioè, allora io sono un impallinato di hard rock anni 70, c'è una rivista online che si occupa ogni tanto di quell'argomento lì, perché sono pochi gli impallinati come me in Italia, quindi non è che ci sia sempre, però su quella rivista lì, digitale, c'è questo simbolino, ok? Che quando parla, cioè che ne so, l'angolo dell'hard rock, capito? Allora lì c'è un simbolino, io quell'arancione, ci clicco sopra, cliccandoci sopra si è come se si aprisse un canale fisico, tra fisico, virtuale, tra i contenuti e uno spazio che voglio io, ad esempio la mia posta mail. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che tutte le volte che qualcuno mette un articolo nuovo su quell'argomento lì, quest'articolo, se io mi sono iscritto a questo feed, a questo nutrimento, mi arriva dove voglio io, quindi sulla mia pagina web, sul mio blog, e quindi io posso arricchire il mio blog di contenuti anche senza andarci fisicamente, piuttosto che sulla mia posta, quindi mi arriva per posta l'articolo, quindi no? Perché è interessante? Perché voi capite, è uno strumento di marketing potenzialmente molto molto interessante, perché consente di generare contenuti interessanti per gli utenti e di farglieli arrivare quando loro vogliono. Quindi questo è un aspetto, quindi è una sciocchezza da generare perché è un piccolo software, però è molto interessante in termini, cioè la newsletter è una cosa preistorica rispetto a questo. Perché è preistorica? Perché la newsletter è una cosa dove magari, cioè che ne so, la newsletter del comune di Cerignola non c'è nulla che mi interessa, cioè c'è una volta ogni 4 mesi una cosa che mi interessa, perché io faccio, che ne so, partecipo ai bandi pubblici per l'edilizia, invento una prima cosa. Allora se ci fosse un servizio RSS che mi manda la notifica e i contenuti solo quando c'è
quel tema lì io sarei contento come cittadino, come utente, come, no, come consumatore, eccetera. Quindi, ripeto, piccola cosa ma importante da usare. Punto. Allora, questo è il mondo del 2.0 sostanzialmente, è un mondo fatto di, ripeto, piccoli tools, ma soprattutto da delle logiche che sono logiche collaborative, logiche generate dal basso, logiche di condivisione. Naturalmente potremmo aprire anche tutto il tema invece di quanto queste logiche e queste opportunità sono poi, quello che dicevi tu prima, in qualche modo gestite, controllate dalle grandi multinazionali, e quindi quanto, come dire, tutta questa cosa, questi benefici le ripaghiamo sotto forma di, no, no, di violazione della privacy, di succhiaggio delle nostri dati da parte, ripeto, dai grandi gruppi mondiali. Cioè, sarebbe tutto un altro discorso di sociologia critica della comunicazione, che però stamattina non vale la pena di affrontare. Okay? Invece, se siete d'accordo, cercherei di entrare un pochino più nel merito per andare a vedere, visto che insomma poi il tempo passa con una velocità notevole, cercherei di andare a vedere delle cose un pochino, se poi queste cose vi interessano, cioè al di là, giusto per avere delle mappe, poi naturalmente qui ci sono tutte le, come dire, ve le posso lasciare, possono essere insomma utili perché raccontano le cose che ci siamo detti in maniera un pochino più estesa. Allora, di cosa parliamo in realtà? Parliamo di questo, cioè parliamo del fatto che qualsiasi tipo di presenza e di attività all'interno di questo mondo, che abbiamo detto è fatto di conversazioni, di contenuti generati dagli utenti, di dinamiche di disintermediazione, cioè questo mondo va affrontato, ripeto, con gli strumenti adatti. E in qualche modo è sempre stato così, cioè qualsiasi attività di marketing, di comunicazione, eccetera, ha sempre implicato la necessità di conoscere il mercato, conoscere i consumatori, definire il target, no? Queste sono cose classiche, qualsiasi cosa voglio fare, sia un'impresa sociale piuttosto che un'impresa di business o di altro tipo, sempre queste sono in qualche modo le logiche che da sempre vanno prese in considerazione. Il tema è che adesso, come dicevamo prima, molta della vita delle persone si svolge negli ambienti sociali, e quindi questo offre a noi che vogliamo entrare in un mercato, che vogliamo in qualche modo soddisfare dei bisogni che magari non conosciamo bene, che dobbiamo andare a definire, eccetera, quindi come dire, diventa sempre più centrale l'attività di ascolto, cioè l'ascolto è lo strumento primario attraverso cui ci si muove per qualsiasi iniziativa di, appunto, di entrata sul mercato, di una startup, eccetera. Cioè qualsiasi startup di qualsiasi tipo, la prima cosa che deve fare è ascoltare, capire dove è, capire dove vuole collocarsi, capire che tipo di bisogno potrebbe soddisfare, in quale modo, da chi sono soddisfatti fino a quel momento lì, tutta questa roba qua, ok? Solo quando hai ascoltato e hai capito quali sono i vincoli e le risorse che il mercato, che il contesto socioculturale ti offrono, eccetera, solo quando, come dire, ti sei fatto un'idea di questa, allora puoi iniziare in qualche modo a generare contenuti, a interagire, eccetera, eccetera. Allora, quello che diventa, ripeto, strategico è l'ascolto. Come si faceva l'ascolto prima? Questo è un termine complicato. In realtà ci sarebbe anche un altro lucido che mi farebbe piacere farvi vedere, però lo vediamo se c'è tempo in un altro momento. Come si faceva prima questa cosa? Come si ascoltava prima? Sondaggi, ricerche di mercato. Perfetto, cioè le ricerche di mercato, no? Cioè in qualche modo il mondo 1.0, quello da cui veniamo e così via, era un mondo, come dire, in cui l'azienda, qualsiasi essa sia, se doveva fare in qualche modo un'attività di ascolto del mercato, del consumatore, eccetera, poteva semplicemente solo farlo in gran parte attraverso le società di intermediazione, le società di ricerca di mercato. E quindi se avevo una struttura interna, perché era un grosso gruppo, c'avevo chi me le faceva internamente, altrimenti mi rivolgevo all'interno e facevo le ricerche di mercato. Le ricerche di mercato come funzionavano? Qualitative, quantitative, quello che volevete, ma insomma di fatto andavo a ascoltare le persone, andavo a chiedere le cose in un contesto artificiale, perché comunque in ogni caso se ti invito a fare un'intervista, un focus group in ufficio, così via, oppure ti do un questionario, ti telefono, sempre una situazione artificiale è chiaro, non è vita vera quella lì. Quindi le ricerche di mercato, che naturalmente non sono sparite, no? Non sono affatto sparite,
ma certamente sono entrate profondamente in crisi nei metodi, nelle logiche, nell'affidabilità percepita da parte delle aziende, eccetera. Sono naturalmente un ottimo strumento per farci delle idee su certi prodotti, su certi scenari, eccetera, ma in qualche modo hanno dei limiti. Rispetto a questi, i social media generano di nuovo questo processo di disintermediazione che dicevamo prima, cioè di fatto adesso attraverso i social media si possono fare quelle cose che prima si potevano fare solo attraverso le ricerche di mercato. Cosa voglio dire? Voglio dire che adesso si possono andare ad ascoltare i consumatori quando la persona, gli elettori, è chiaro, cioè gli utenti, cioè usiamo pure qualsiasi definizione che vogliamo, le persone nelle loro conversazioni naturali. Cioè io posso andare negli ambienti social e cercare di capire cosa dicono di me, come sono posizionato in rete in questo momento, qual è la mia reputazione, oppure questo bisogno nel tempo è cambiato o è aumentato o diminuito? Cioè ci sono più persone che vanno in albergo in questi ultimi anni? Cioè io devo aprire un albergo a Cerignola, mi conviene aprire un albergo, sto inventando, piuttosto che una casa vacanza, un appartamento, cioè chi me lo può dire questa cosa? Allora prima, ripeto, se non avevi la possibilità di farti una ricerca di mercato rimanevi un po' fuori da questo mondo, adesso gli strumenti della rete e soprattutto ci consentano di intercettare le conversazioni tra le persone e di ottenere una serie di indicazioni molto utili per il marketing in maniera, ripeto, quanto mai, tra virgolette, come vedremo, economica, immediata e strategicamente finalizzata. Quindi parliamo di quello che è una piccolissima parte di quello che potremmo parlare rispetto al marketing digitale, al social media marketing, ma mi sembrava, come dire, la più adatta per chi deve pensare in un'ottica di startup e comunque è in qualche modo il fondamento da cui si parte per qualsiasi tipo di attività di comunicazione in rete. Cosa vi dirò? Vi dirò che tipo di ascolto si può fare, ok? Ed fra un attimo lo vedremo. Vi dirò quali strumenti si possono usare e vi lascio i lucidi in maniera che poi questi strumenti sono cliccabili, ci entrate dentro, li usate e oggi pomeriggio se volete potete fare tutte le ricerche che volete sulle cose che vi interessano, poi potremmo fare se abbiamo tempo una piccola simulazione insieme, eccetera. Quindi che tipo di ascolto si può fare? Gli strumenti sono solo anziché usare Google, usa questa roba qua che funziona meglio, è una cosa molto banale. Ma nel mezzo vi dirò qual è il metodo. Allora, cioè se non si sa come si cerca, ci si diverte a usare le piattaforme, perché usarle vedrete un attimo, mi collego, ci metto dentro una parola e ho già fatto la mia ricerca, ma quello non vuol dire fare social media intelligence, vuol dire giocare con gli strumenti. Allora io sarò un po' pedante su questo, non vi convincerò fino in fondo, perché oggi pomeriggio se vi farà voglia di farlo andrete lì e giocherete subito con gli strumenti, ormai ho prova perché gli studenti fanno sempre così, studenti insomma, non gli studenti, cioè qualsiasi persona che non ha mai visto questi strumenti. Però insisto, senza una chiara progettazione non si fa un ascolto che sia poi usabile, cioè si rischia, il problema, capite, con questi strumenti non è trovare i dati, perché i dati ne trovate a iosa, ne trovate troppi, il problema è trovare i dati giusti e quindi per trovare i dati giusti bisogna fare le domande giuste e impostare il lavoro in maniera corretta, questo è lo scopo. Allora io sarò un po' spaccamarun, come dicono a Milano probabilmente, perché questo aspetto è centrale, come si progetta un ascolto, ok? Perché questo è l'aspetto più fondamentale. Allora, la faccio molto sintetica, perché anche qui abbiamo bisogno di, come dire, di essere sintetici, perché abbiamo poco tempo stamani. Vedete, come dire, di fatto, cioè, tutti quelli che lavorano su queste cose ci dicono che l'ascolto è l'aspetto centrale. Come vi dicevo, il problema non è tanto però trovare risultati, ma trovare quelli giusti e quindi porsi le domande giuste. Questo è l'aspetto centrale, perché voi capite che cosa vuol dire ascoltare in rete. Vogliamo fare un esempio? Partiamo subito da un esempio che potrebbe essere concreto, cioè ho centrato già su delle cose che vorreste poter fare, o cioè, non lo so, vogliamo ascoltare l'associazione di cui fate parte, cioè non lo so, il comune di Cerignola, inventiamoci un argomento che ci può interessare. C'è una pagina, cominciamo dall'associazione, visto che comunque c'è un embrione di, diciamo, di tra virgolette, comunicazione sul web. Ah, ok, c'è un embrione di comunicazione sul web. Sì, Facebook, vabbè. Twitter, vabbè. Ok, sì, ho visto, insomma. No, c'è insomma una piattaforma anche dedicata. Anche fatta molto bene, peraltro, il sito che ho visto, è molto interessante. Ah, sì, grazie. Allora, quindi il tema è, cioè, allora, voi capite, cioè, capite cosa ci stiamo ponendo, ma se io dovessi capire, come dire, cosa si dice intorno all'associazione Oria, si chiama? Orsa.
Orsa. Orsa, sì, scusami. Orsa, Oria è il paese che ho fatto stanotte mentre cercavo di arrivare qua da quel lontano posto, va bene. Orsa, che come dire, cosa vorrei sapere? Capito? Il problema intanto è cosa voglio sapere, no? Da parte di chi? In quali ambienti? Mi interessa cosa dicono i giornalisti o cosa dicono le persone? Quelle che io ho incontrato direttamente o quelle che, non lo so, che magari hanno ricevuto una... No, cioè, quindi capite che non si può dire voglio sapere tutto quello che si dice intorno a Orsa, ma devo subito farmi delle domande molto concrete. Allora, questo è il tema di fondo. Allora, vediamo solo alcune cose. A cosa può servire ascoltare la rete? Ok, quindi adesso arriviamo alla progettazione, però intanto cerchiamo di capire cosa può servire ascoltare la rete in un'ottica, appunto, come stiamo dicendo, di analisi di un mercato, di uno scenario, di una, come dire, di un'opportunità di attivazione di una startup, eccetera. Può servire per un sacco di cose. Allora, può servire per gestire la reputazione. No, la reputazione, l'abbiamo detto prima, è non solo quello che l'azienda dice di sé, ma anche cosa le persone dicono dell'azienda. Su questo poi ci sono delle parametri, delle metriche che vedremo, qualcuno ne avrete sentito parlare, il sentiment. Qual è il sentiment dell'associazione Orsa? Potremmo misurare il sentiment. Siccome è un parametro, una metrica, io posso misurarlo oggi e misurarlo fra un anno per vedere è cambiato qualcosa, visto che adesso abbiamo attivato tutti i soci, abbiamo fatto questa iniziativa e così via. Quindi, no? Quindi gestire la reputazione. Ricavare insight per comprendere e anticipare le aspettative dei clienti, questo vuol dire poi in qualche modo rientra, cioè allora di cosa c'è bisogno sul territorio ad esempio, no? Quali potrebbero essere delle attività, che ne so, imprenditoriali, sociali, che possano in qualche modo intercettare bisogni non espressi, oppure che io mi immagino ma non sono sicuro che ci siano davvero, allora posso andarli a ascoltare? Ok, quindi ricavare insight per comprendere aspettative di clienti effettivi, potenziali, eccetera. Ottimizzare la segmentazione. Se io vado a vedere che cosa le persone si dicono negli ambienti spontanei in cui se le dicono, io capisco anche meglio chi sono, che valori hanno, no? Che tipo di cultura li sta dietro, quindi capite che io riesco a targettizzarli anche meglio. Posso innovare prodotti, sempre ricavando insight da quello che vogliono, se sono prodotti quello che vogliono fare. Posso scoprire, come dire, che i canali, i processi di informazione che sto usando non sono corretti. Abbiamo fatto quell'evento sui social media, non è venuto fuori nulla, sui giornali, pochissimo, forse quell'evento era sbagliato, quindi la prossima volta ci penso, dove ho sbagliato? Quindi individuare se in qualche modo la comunicazione che stiamo facendo è efficace oppure no. Fare competitive intelligence, che cosa vuol dire? Vedere cosa fanno gli altri. Se io produco telefonini e, che ne so, vado a sentire il competitor, che cosa gli utenti dicono del telefonino nuovo del competitor, magari scopro che c'è una cosa che piace un casino, io non l'ho ancora messa dentro, non ci ho pensato, allora no, un po' di spionaggio industriale fatto attraverso i commenti delle persone. Piuttosto che tracciare i risultati delle azioni comunicative, prima la faccio e poi vado a vedere che cosa è successo, intervenire in situazioni di crisi. Esce fuori, che ne so, un tweet che parla dell'associazione Orsa, diceva quelli lì si sono presi tutti i soldi della regione e hanno invitato Di Fraia che di queste cose non sa nulla, se io sono attento questa cosa me ne devo accorgere subito, cioè non è che poi qualcuno me lo deve dire o me l'accorgo quando passa nei giornali, perché i giornalisti questa roba qui ci vanno a nozze, ok? Quindi attivare i canali che mi consentano di scoprire se ci sono situazioni di crisi comunicazionale o di altro tipo. Mappare influenzatori e stakeholder, questo è fondamentale in un'ottica di... Vado troppo veloce? No. In un'ottica di marketing, no, sì o no? No. In un'ottica, come dire, di marketing social e digitale, mappare gli influencer è fondamentale. Chi sono gli influencer? Lo dice la parola medesima. Sono quelli che su un certo settore, su un certo argomento, sono autorevoli, cioè sono ascoltati. E quindi, cioè, capire chi, quando si occupa di innovazione sociale, è ascoltato in questa zona piuttosto che in Italia, è importante. Perché mi consente poi di entrarci in relazione, di fargli sapere di questa iniziativa e quindi magari lui poi la racconterà sul suo blog e quindi questo mi darà una visibilità enorme, magari senza aver, no, investito nulla in comunicazione, semplicemente perché ho raccontato alla persona giusta una bella cosa che ho fatto. Quindi mappare l'influenza, gli stakeholder, eccetera, e poi intervenirci magari eventualmente con un'attività di PR dedicata è strategico per qualsiasi tipo di comunicazione. Volevi domandare qualcosa? No, fermatemi, perché io adesso insomma sto andando. No, il problema, professore, è questo, nel senso, poniamoci nel caso proprio particolare di una startup che sia appena nata, riesce a, come dire, fare tutta questa progettazione e se, diciamo, immagino di no, è più o meno, come dire,
quanti possono essere i costi che bisogna sostenere? E poi, seconda domanda, vale la pena comunicare in fase iniziale? Perché relazionandomi insomma con altri ragazzi che stavano lanciando le start-up, mi hanno commentato come dire la comunicazione come da sfigati. Nel senso che non ho capito. Sembra quasi che, cioè, almeno la comunicazione cosa è da sfigati, nel senso che dovrebbe essere fatto in una fase magari successiva. Perché appena nasce qualcosa devi far conoscere, quindi subito devi comunicare. Sì, ma il concetto era questo, non voglio chiarire. Se io ho un prodotto che non è finito, diciamo in questo caso una startup che deve essere ancora definita, vale la pena comunicare? Questo è il mio, certo. La mia... Allora, però, le tue domande sono, le domande che hai fatto sono due, secondo me. Allora, sì. Mi spare. La prima dice, ma possiamo fare tutte queste cose e soprattutto quanto ci costano? Questa mi sembra una domanda, capisco che l'attenzione, cioè, insomma, sia molto centrata, no? E capisco anche, come dire, la possibile percezione, dice, beh, insomma, questo qui viene a raccontarci queste cose, ma poi, insomma, se non si possono fare è il discorso accademico di chi non sa nulla di come vanno le cose nel mondo. No, tutte le cose che vedremo sono tutte gratuite, quindi cosa ci vuole per farle? Nulla, il tempo dedicato e un po' di know-how. Come dire, per fare la maggior parte delle cose che vedremo non si spende niente, ripeto, salvo tempo e un po' di, come dire, di intelligenza, di competenza. È chiaro che poi se mi devo muovere da qua e fare delle cose molto più dettagliate, rifinite, eccetera, alcune di queste piattaforme, cioè le piattaforme oltre che gratuite ci sono a pagamento, ma noi vedremo solo quelle gratuite, okay? Per cui poi quando vi renderete conto che non vi bastano più, ma quando non vi basteranno più è segno che la startup ormai è partita e vi potete permettere di spendere l'abbonamento per quelle più avanzate. No, però scusa, la domanda che facevi, ma io le devo fare tutte? No, queste non sono tutte, cioè queste qui sono, qui risponde a che cosa potrebbe servire l'ascolto? Potrebbe servire a una o più di queste cose, poi ognuno fa quella che gli serve, ok? Cioè, quindi ne puoi fare anche una sola, mi serve solo per capire qual è il mood culturale rispetto a questo tipo di argomento, cioè se io metto un'attività di questo genere, c'è una domanda nel tessuto sociale dove io vado a posizionarmi nel mercato, oppure magari non c'è, in crescita o in diminuzione, che cosa si dice magari delle attività che già si svolgono di questo tipo, ok? Quindi non è affatto detto che le debba usare tutte, ne posso usare anche una sola perché è quella che mi serve in quel momento lì. L'altro discorso, ma cioè qui al limite può anche non entrarci nulla alla comunicazione, io lo posso fare in una fase, ripeto, di pre-progettazione del modello di attività che voglio andare a implementare e la comunicazione poi me ne occuperò fra sei mesi, un anno, cioè questo non implica andare a comunicare, implica andare a cercare di capire quello che faccio, ha un senso, quali sono i vincoli che posso incontrare, quali sono le aspettative delle persone, che cosa si dice di quelli che già lo fanno e che magari hanno dei punti di debolezza e che io li posso risolvere, perché io scopro che quel post gli dice sì, questa attività qui si è fatta bene, ma come sarebbe bello se ci fosse anche, e io lo vado a leggere e dico, questo lo faccio io, chiaro cosa voglio dire, quindi è una, si chiama appunto social media intelligence perché è tutto quello che si può raccogliere per aumentare le conoscenze dell'ambiente, del mercato, dei consumatori, dei destinatari, degli utenti, dei cittadini, degli elettori, rispetto a cui poi io devo andarmi a proporre. Quindi poi la comunicazione può avvenire dopo, prima, si può discutere su quello che dicevi tu. Comunicare, far sapere che c'è qualcosa prima che quella cosa sia delineata, può anche aiutare a delinearla meglio, cioè far sapere su Facebook che c'è Orsa, l'associazione, ci sono degli utenti che si interessano a Orsa, danno le loro opinioni, magari la startup può essere anche delineata in base a quello che chiedono gli utenti, o assolutamente no? Sì. Quindi, diciamo, secondo me non è vero, cioè, che è sbagliato far sapere, dipende, che c'è prima. Allora, dipende dal tipo di startup, dal livello di innovatività del prodotto che metti sul mercato, cioè sono pianificazioni che vanno fatte con molta attenzione, ma pensare che prima divento maturo e poi apro una pagina Facebook è non tanto corretto, ok? Per cui insomma ci sono, anzi
far, come dire, maturare la pagina Facebook in ottemperanza, in relazione alla maturazione del progetto di sviluppo, è molto significativo. Il crowdsourcing, come vedremo, lo fai prima, oppure spero che vi parleranno anche di crowdfunding, perché nelle startup è fondamentale anche, cioè, capire come autofinanziarsi attraverso dei meccanismi crowd. È chiaro che io lo devo raccontare cosa vado a fare, perché uno mi deve tirare a cacciare fuori 10 euro per finanziare la mia impresa se non gli dico nemmeno chi sono e che ci sono. Quindi no, cioè non si può dare una risposta, cioè così, cioè comunicare prima, comunicare dopo. Dipende da dove ti vai a posizionare, che tipo di startup, che strategie hai, no, il time to market che hai pianificato, cioè c'è una serie di variabili che lo specifica. Ci siamo? Ok, allora andiamo, ripeto, in maniera un pochino più operativa a vedere come funziona un processo di ascolto. Allora, la prima cosa che si fa, in qualche modo, questa è una sorta di modello di flusso, cioè ci dice quali sono le tappe che io devo mettere, no, in pratica per arrivare poi a fare una pianificazione di un'attività d'ascolto. Allora, la prima cosa naturalmente è definire l'oggetto che voglio cercare, cioè l'argomento, cioè il bisogno conoscitivo in qualche modo potrebbe essere, cioè vuol dire io vorrei sapere meglio cosa si dice intorno a Orza. Questo è un bisogno in qualche modo conoscitivo, però questo bisogno conoscitivo è, come dire, siamo ancora a questa fase qua, è troppo generico, dice vorrei sapere cosa si dice di Orza. Ho capito, ma cosa in concreto? Ok, di che cosa? Rispetto alla sua capacità di agire sul territorio, rispetto alla sua correttezza nell'uso dei fondi, rispetto alla competenza del personale che ci sta dentro, rispetto a... Capisci cosa voglio dire? Allora, cioè, qual è il processo da svolgere? Il processo è partire da un bisogno conoscitivo, che è sempre molto astratto, e trasformarlo in una serie di domande molto precise. Ok? Lo traduco in domande precise. A quale domande vorrei avere risposta ascoltando la rete? No? Cioè, di che bisogno ho? Dice, vorrei sapere se questo, che ne so, servizio può interessare, ma cioè può interessare a chi, a livello di, che ne so, in quale zona, con che prezzo, con che posizionamento di prezzo, cioè individuare tutte le domande che davvero sono strategiche per il mio obiettivo, ok? A questo punto, come dire, una volta che ho tradotto sostanzialmente questo bisogno conoscitivo generale in una serie di domande, che cosa devo fare? Così si capisce se è chiaro anche il processo. Devo individuare le parole chiave, perché la ricerca di cui stiamo parlando è una ricerca che comunque si fa usando parole chiave. È chiaro? Cioè io vado in rete e se voglio sapere qualcosa da Google bisogna che ci metta le parole chiave. Stessa cosa qua. Se io voglio sapere cosa si dice sulle pagine Facebook, io bisogna che ci metta le parole chiave, perché altrimenti cosa viene fuori? Allora queste ricerche in ogni caso si fanno generando parole chiave. E quindi no, termini. Allora voi capite che una volta che io ho stabilito, come dire, tradotto in maniera molto concreta il problema, questo mi serve proprio perché una volta che ho generato una serie di domande specifiche, associo delle parole chiave a queste domande. Cioè se io voglio sapere cosa la gente pensa del personale o degli associati Orza, probabilmente non basta che io vada a cercare in rete Orza, forse vale la pena che ci metta dentro anche i nomi delle persone che lo compongono, ok? Piuttosto che ne so, cioè iniziative che Orza ha fatto, perché non è detto che quando le persone scrivono sempre Orza, possono scrivere, che ne so, ma Guido Di Fraia, capito, non sa nulla di social media, non ci hanno scritto dentro Yulm, ma capito? Cioè, però io faccio parte di Yulm, quindi se volessi cercare che cosa si pensa di Yulm ci dovrei mettere dentro anche Guido Di Fraia in quanto Yulm. E così via. Quindi, domanda generale, serie di domande specifiche, per ciascuna domanda specifica una serie di parole chiave. Ci siamo? A questo punto, come dire, si deve decidere in quali ambienti io voglio fare questa ricerca, che tipo di informazione mi serve, voglio dire, mi serve quello che dicono i giornalisti? Perché io potrei essere interessato anche solo a quelle osservazioni lì, sono... No, piuttosto che mi serva sapere quello che ne pensano, come dire, i cittadini più che ne so, più schierati, allora andrò nelle pagine Facebook o nei gruppi Facebook che parlano di questi argomenti, piuttosto che invece negli ambienti blog, perché mi interessa solo, come dire, individuare gli influencer. Gli influencer di solito sono, no, possessori di blog autorevoli, quindi in quale canale della rete social voglio ascoltare?
ok? Nella blogosfera, nei canali news, nei social media, su Twitter, solo su Twitter, perché è uno strumento ormai molto molto significativo e rilevante, devo decidere il canale. Posso anche dire tutti, ok? Però devo sapere cosa implica dire tutti, perché poi cos'è? Perché poi, essendo un processo di ascolto, c'è sempre un bilanciamento da fare tra costi e benefici. Io posso anche dire tutti, però poi ce la faccio con le mie mani a ascoltarli tutti. È chiaro che se è orsa è probabile che i post generati non siano migliaia, voi capite? Ma se io fossi Barilla, piuttosto che gli U2, volessi ascoltare, ci avrei milioni di contenuti da cui su cui analizzare. Quindi devo fare un bilanciamento. Quindi la risposta a tutti è una risposta che, se te la puoi permettere, vale la pena che tu lo faccia, se non te la puoi permettere, decidi rispetto agli obiettivi che hai. A questo punto, una volta che ho, come dire, tradotto il mio bisogno generale in una serie di domande, ho individuato le parole chiave, ho individuato i canali, comincio a cercare. Quindi metto le parole chiave sugli strumenti che vedremo fra un po', ok? Ce le metto dentro e ci scrivo orsa, con i puntini o senza puntini, per esteso, in tutti i modi, perché la gente, voi capite, questi vanno a ricercare la stringa, e quindi, cioè gli strumenti che vedremo, e quindi vale la pena che ci metta dentro nelle varie modalità, piuttosto che i nomi delle persone e così via. Questo che cosa fa? Fa sì che a questo punto io raccolgo dei contenuti, raccolgo dei post, dei commenti, dei testi, io tiro fuori dei testi delle diverse provenienze in cui si parla di questo argomento. Che cosa succede a questo punto? Succede che quello che io devo fare è quello di selezionarli. Perché che cosa succederà sicuramente? La prima cosa che mi succede è che io troverò tanto rumore. Rumore vuol dire che trovo la roba non pertinente. Se io scrivo orsa senza puntini, cioè verrà un sacco di roba sull'orsa maggiore, l'orsa animale, e quindi quella roba lì devo trovare il modo di buttarla via. Per me è rumore. Ok? Quindi devo selezionare documenti per trovare quelli che davvero sono pertinenti alla mia ricerca. Quindi c'è questo lavoro di, come dire, di pulitura, e a quel punto questi documenti devo, cioè fisicamente devo, come dire, memorizzare da qualche parte, cioè devo far sì che siano poi, come dire, contenuti che io posso analizzare, perché poi io sto solo facendo l'inizio, sto raccogliendo materiale, commenti, conversazioni, chiacchiere nella rete, ma poi queste chiacchiere qualcosa me ne devo fare, se devo tirarci fuori una idea, un sentiment, una analisi di reputazione. Allora, a quel punto, come dire, una volta, vedete, questo lavoro naturalmente è un lavoro che si fa in maniera sempre, qui il mouse si attiva, cioè sempre, come dire, processuale, no? Tiro fuori, poi mi accorgo che non va bene, lo cancello, poi ne prendo fuori una, cioè no, è un lavoro che si, no, non è che lo fai in una volta, cioè lo fai, poi vedremo con che logiche. A questo punto, come dire, si analizzano i risultati e se ci convincono siamo contenti, altrimenti riparte il processo, ok? Questo è un po' concettualmente il tipo di processo da prendere in considerazione. Cosa si può ascoltare? Ok, quindi allora questo qui è il modello processuale, cioè io dal punto zero al punto che ho i risultati. A questo punto qua, come dire, possiamo vedere il tipo di ascolto che si può fare. Che tipo di ascolto posso fare? Io posso, finiamo qua, arrivederci, e poi magari ci fermiamo un attimo. Io posso ascoltare sostanzialmente tre cose in rete. Allora, posso ascoltare il buzz, che è quello che abbiamo detto fino adesso, il passaparola, quindi i contenuti. Posso tirar fuori i contenuti per vedere cosa dicono di me, delle cose che mi interessano, eccetera, eccetera. Oppure posso studiare le relazioni. Questo è molto, può essere molto interessante. Cosa vuol dire studiare le relazioni? Vuol dire capire, ma, che ne so, la pagina Facebook di Guido Di Fraia, cioè il profilo Facebook di Guido Di Fraia o la pagina di Orsa, che relazioni ha nella blogosfera o nella Facebook sfera, eccetera, cioè quanti connessioni e con chi ha queste connessioni, ok? Cioè io posso andare a disegnare una sorta di quel grafici che avete visto sicuramente qualche volta, dove c'è, come dire, il nodo e tutte le freccettine che lo collegano. Io posso fare una fotografia di questa cosa. A cosa mi può servire? Cosa mi può interessare avere, che ne so, sapere lui piuttosto che me o il blog di Beppe Grillo che connessioni ha nella rete? Segmentare il mercato, secondo me. Sì, però segmentare però è complicato, perché io non so fisicamente, cioè, come dire, i profili sociodemografici delle persone che
che con cui siano in connessione, cioè non arrivo a quel livello di dettaglio, non so chi sono. A creare dei contenuti, certo, però più o meno ascolto. Allora, serve sicuramente per individuare quali sono i soggetti che sono più ascoltati, cioè di solito si fa per individuare l'influencer, cioè nell'ambito della, che ne so, dell'innovazione sociale, quali sono i blog o le pagine o i profili, no, profili no, o gli hashtag Twitter che hanno più, no, condivisione, eccetera. Allora io posso vedere nella mappa quali sono gli hub, cioè quelli che sono in qualche modo i chiacchieratori più seguiti, i Beppe Grillo del settore, e a quel punto io, una volta che li ho individuati, posso considerarli appunto degli influencer e posso cercare di capire cosa dicono di me loro, perché quello che dicono loro per me è molto rilevante. È chiaro cosa voglio dire? Cioè, se io ho nel mio blog ho 50 contatti e tu ce n'hai 100.000, è chiaro che se una cosa detta da te su Orsa è infinitamente più rilevante di quella che ho detto io. Magari vale come un post lo stesso e dico sono bravissimi quelli di Orsa, ma se lo dico io che non mi si fila nessuno vale nulla. Se lo dici te che sei un influencer vale molto. Allora, in termini di reputazione, di, no, di comunicazione, eccetera. Allora, questa roba qua si fa studiando le relazioni, ok? Quindi sapendo quanto sei connesso tu, quanto sono connesso io, quando parliamo di questi certi argomenti. L'analisi dell'interazione è simile all'analisi delle relazioni, però se l'analisi delle relazioni è come se fosse una fotografia di chi è connesso con chi, l'analisi delle interazioni è una sorta di filmato, cioè in questo momento qui, su questo argomento qui, chi ha parlato con chi? Chiaro cosa voglio dire? Cioè io posso avere 100.000 connessioni al mio blog, ma su questo argomento qui, che ne so, su questo evento che è stato fatto, cioè in realtà io ho generato un post e ho ricevuto, come dire, 48 commenti soli. Allora, le interazioni su questo specifico argomento è fatta da me con queste 48 persone. Questa è l'analisi delle interazioni. Allora, di solito quello che si fa nell'ambito di mercato, startup, eccetera, è l'analisi del passaparola e l'analisi delle relazioni, cioè qui per trovare l'influencer, qui per trovare i contenuti che ci riguardano. Questa è una cosa un pochino più accademica, un pochino più, come dire, complessa e tutto sommato meno rilevante per le attività di ingresso sul mercato o gestione di un prodotto, eccetera. Qui ci sono un po' tutte KPI. Allora, una cosa importante, la diciamo solo a livello generico, poi ve la guardate perché sennò diventerebbe troppo pesante questa cosa, cioè qualsiasi cosa si faccia in rete di solito è misurabile, laddove nella pubblicità, nella comunicazione, nel marketing tradizionale, io non lo so poi alla fine quante persone hanno visto quello spot, quante persone hanno letto il mio annuncio, che tipo di reazione hanno avuto. In rete, come abbiamo detto prima rispetto a Facebook, si possono individuare, tutto si può misurare, ok? Tutto si può misurare. Allora, siccome tutto si può misurare, vale la pena di misurare tutto, cioè di misurare perlomeno tanto. Allora, qualsiasi attività fatta in rete di solito prevede delle metriche o dei KPI, Key Performance Index, cioè gli indicatori di performance, cioè indicatori chiave di performance. Allora, per qualsiasi, come dire, non lo so, quando io analizzo le conversioni, ad esempio, ci sono delle conversazioni in una serie di KPI possibili. Quanto se ne parla? E questa è una metrica. Il numero di citazioni rispetto a tutti i post, no, su brand con tematiche simili e così via. Ok? Quindi adesso non c'entro perché sarebbe noiosissimo, ma se vi dovesse capitare di fare un lavoro di questo genere, potete chiedervi, ok, quale metriche potrei utilizzare, quale KPI mi conviene usare, perché in maniera che, capite, non si fa una cosa spannometrica, si fa una cosa mirata avendo anche delle unità di misura standardizzate per poterlo fare. Punto. Io ci siamo un po', cioè qual è il concetto di fondo? Allora, la necessità di andare a fare una ricerca, un processo di ascolto strutturato sulle logiche che ci siamo detti, ok? Io mi fermerei qualche minuto e poi dopo ci riprendiamo in maniera ancora più pragmatica. Intelligence, la prima cosa da fare è progettare un'attività specifica, cioè redigere sostanzialmente una sorta di progetto d'ascolto, perché altrimenti si rischia di disperderci, di
in qualche modo di trovare troppo materiale o trovarne poco, in ogni caso di non soddisfare i nostri bisogni conoscitivi. Allora, la prima cosa, cioè questo tipo di questa presentazione, che poi come vi dicevo vi lascio, è costruita per punti sotto forma di domande, in maniera che se voi rispondete alle domande alla fine avete il progetto più o meno ben fatto. Allora, la prima cosa da chiedersi è chi lo userà questo materiale che io sto facendo, ok? La userà, che ne so, sono responsabile social media, web communication di Pomellato, la spenderà il capo piuttosto che chi già si occupa di questo materiale? Insomma, qual è il referente a cui devo poi presentare questo materiale? Posso essere anche io stesso, ok? Però fa differenza, perché capire chi dovrà leggere, chi dovrà usare questi dati è importante per capire anche come comporli, che tipo di competenze hanno, se già usano qualcosa del genere e così via. Quindi, per chi è? La seconda cosa è, come dire, come attivare l'ascolto in termini temporali. Allora, la cosa fondamentale in questo caso è individuare uno snodo temporale, ok? Per esempio, prima ci diceva lui che sarebbe interessante vederlo adesso che hanno attivato i canali social, ok? Allora, è fondamentale individuare uno snodo temporale, l'inizio di una campagna, l'inizio della nostra presenza, il cambio di una... quello che volete voi. Perché è importante? Perché una volta che io ho individuato uno snodo temporale, io posso decidere che tipo di struttura dare all'ascolto, ok? Quindi posso fare un ascolto prima di quell'evento lì, di quella situazione lì, di quella campagna lì, durante o dopo. Naturalmente anche qui ci potrebbe venire in mente di dire, beh, insomma, facciamolo sempre, prima, durante e dopo, ma si ritorna alla considerazione di prima. Fare ascolto costa, quindi bisogna deciderlo in maniera strategica, quando vale la pena di farlo e quando no. Di fatto questa cosa ci intercetta due diverse tipologie di ascolto. Allora, io posso fare un ascolto prima e dopo. In questo caso diventa una sorta di ascolto comparativo. Togliamolo dalla parte. È lui che fa rumore. Sì, appoggiamolo. Sì, ok. Dicevo, io posso fare un ascolto prima o dopo. In questo modo io ho in qualche modo una sorta di confronto. È chiaro cosa voglio dire? Ad esempio, faccio una campagna di comunicazione, piuttosto che faccio un evento, piuttosto che ne so, attivo canali che prima non avevo, io studio la mia reputazione, il buzz che mi compete prima, poi lo studio dopo e vado a vedere che cosa è successo in qualche modo comparativamente. È migliorata la mia reputazione? È peggiorata? È rimasta la stessa? Cioè, capite, io posso fare un anno di campagna social, tra virgolette, di presenze social e analizzare a un anno di distanza, come dire, le stessi parametri che avevo usato l'anno prima, in maniera che ho una possibilità di valutare l'efficacia delle iniziative che ho svolto, del lavoro, cioè, che abbiamo messo in atto e così via. Oppure durante. Durante vuol dire in qualche modo durante, che ne so, una certa situazione. Durante questo periodo in cui voi fate questi seminari, che cosa succede in rete? Questo è molto interessante, studiare il durante, perché mi consente di ottimizzare quello che sto facendo in itinere. Mi accorgo che ne so, nella prima comunicazione che avevo fatto ho ottenuto questo tipo di redemption in rete, dopo molto di meno. Allora è successo qualcosa? Come posso intervenire? Ok, quindi decidere il tipo di analisi che si può fare. Come si fa all'ascolto? Cioè, qua ancora da un punto di vista temporale, che tipo di modelli di ascolto si possono generare? Le vediamo poi più avanti, io non vi voglio tediare più di tanto, è più importante se ve le leggete queste cose, ma insomma il concetto di fondo è: uno, posso attivare degli alert, vedremo adesso che cosa significa, sono in qualche modo dei messaggi di allerta che io ricevo quando si parla di me, e questi sono già in qualche modo dell'indico, quindi quando avviene, quando succede qualcosa che mi riguarda, quindi non c'è una temporalità stabilita, è una temporalità che viene generata dagli eventi. Oppure, come dire, si può fare in qualche modo un'analisi in un periodo determinato, un mese, due mesi, tre mesi, un anno intero, e finisce lì. Ascolto la rete sulle cose che mi interessano per tre mesi. Poi mi sono fatto un'idea, io devo fare una startup, ascolto tre mesi la rete e poi ho le idee chiare su una serie di domande a cui mi ero posto. Oppure si può fare appunto un report di tracking. Di tracking vuol dire, cioè, quello che abbiamo visto prima del comparativo, del prima e dopo, piuttosto che un report continuativo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che io ho le possibilità e me lo posso consentire
Ascolto sempre la rete, ok? In maniera da avere un'attenzione sempre aperta e canalizzata sugli ambienti social, e decido che magari, che ne so, ogni 3 mesi faccio un rapporto, ogni 6 mesi faccio, però l'ascolto sempre, cioè i canali attivi, i radar, li tengo sempre attivi e poi ogni tanto vado a definire che cosa è successo. Quindi si decide la pianificazione temporale, ok? Prima, durante, dopo, quando, eccetera. L'importanza di porsi le domande specifiche, l'abbiamo detto prima, se non ho le domande precise non si ascolta niente, ok? Anche qui, che cosa si vuol sapere? Allora, l'individuazione dei punti, l'abbiamo già un po' detto prima. Dove voglio ascoltare? La rete social è immensa e quindi devo stabilire su quali canali, nei forum di discussione, nelle pagine Facebook, su Twitter, su tutti questi ambienti, ok? Quindi devo decidere i canali, quindi il dove. Qui, anche qui c'è una suddivisione del dove possibile, ok? Negli ambienti blog, piuttosto che nei forum, piuttosto che negli ambienti di divisione dei contenuti, ma insomma, l'importante è che mi ponga il problema, dove voglio che porre il mio ascolto, ok? Se voglio ascoltare su YouTube dovrò usare degli strumenti adatti, se voglio studiare solamente cosa si dice su Twitter, perché voglio capire l'evento di ieri, come è stato coperto dai twittatori italiani, allora a quel punto devo usare gli strumenti giusti. Come si sceglie il canale? Il canale da scegliere, come dire, i soggetti da scegliere, si possono usare criteri diversi per scegliere. Cioè, posso usare dei criteri di rilevanza, dei criteri tematici, dei criteri territoriali, cioè io voglio ascoltare solo la blogosfera della Puglia, piuttosto che solamente, come dire, le riviste online della Puglia, no? Oppure invece voglio ascoltare di quelli che parlano di innovazione sociale a livello nazionale tutti quelli che ne parlano, ok? E quindi, no, la decisione rispetto a che, quali canali devo scegliere, devo farli secondo un criterio. Un criterio, no, ripeto, di rilevanza tematica, è un'amica, si può far entrare? Ok, grazie. Di rilevanza tematica, di rilevanza invece appunto territoriale, piuttosto che di numero di iscritti e così via. Quindi, cioè, nella decisione di quali canali attivare si deve stabilire quali criteri, sulla base di quali criteri scegliamo la rilevanza. La lingua, il territorio, cioè voglio dire, se io voglio attivare un ascolto rispetto a delle opportunità turistiche che io voglio generare qua, mi devo porre il problema, dove lo faccio l'ascolto? Cioè lo faccio solamente in Italia o anche in Germania? Se devo farlo anche in Germania mi devo porre il problema, la lingua, il territorio, il rapporto che c'è tra ascolto e spagnolo e becco solo la Spagna, o se ascolto spagnolo rischio di beccare anche altri paesi, no? Quindi sono piccoli dettagli che però quando si va a fare la pianificazione dell'ascolto vanno decisi, perché altrimenti si trova magari troppo rumore, no? Non c'ho persone che vengano dal Brasile ma vengano dal Portogallo, allora dovrei cercare di focalizzare il mio ascolto sugli ambienti social portoghesi e non brasiliani, e quindi la lingua magari può non essere il criterio selettivo più rilevante. Abbiamo detto che le domande devono essere molto specifiche. Come dire, quando decidiamo la specificità delle domande dobbiamo pensare, ma io cosa voglio ascoltare? Cioè, se io ho un brand, il brand è fatto anche di persone, di aziende, di prodotti, oppure voglio ascoltare dei temi, cioè l'esempio che facevamo prima, se io voglio ascoltare Orsa, Orsa non è fatto semplicemente dal nome dell'associazione, ma è fatto anche dalle persone che le costituiscono, dagli eventi che ha generato, e quindi io devo stabilire le parole chiave pensando a tutti i vari modi in cui ciò che mi interessa può essere espresso dalle persone, quindi mi devo metterlo a pianificarla questa cosa, la devo fare con molta attenzione. Un'altra cosa da stabilire è il benchmark, perché io devo stabilire come le valuto poi i risultati che ottengo. Cioè, se io trovo che su Orsa hanno parlato 100 persone in questi ultimi 6 mesi, 100 è poco o tanto? Non lo so. E sono 100.000? Ok, allora, tra stabilire un benchmark vuol dire in qualche modo individuare un parametro di riferimento rispetto a cui io posso in qualche modo parametrare i risultati che ho ottenuto. Senza questo è difficile dare un giudizio. Allora, come lo posso trovare questo benchmark? Il benchmark lo posso trovare, uno, se io ho già fatto analisi simili su di me nel passato, posso dire prima eravamo così e adesso siamo diventati così, prima avevamo 100 contatti al mese, adesso ne abbiamo 100.000, ok? Quindi un benchmark può essere anche, no, autocentrato, piuttosto che un benchmark può essere quello dei competitor. Vado a cercare un'associazione simile che opera nello stesso territorio e faccio un'analisi anche su di lei. Quindi alla fine spesso analizzare
no, ascoltare la rete su un certo tema, può voler dire a volte anche ascoltare i competitor, perché questo ci danno dei parametri di riferimento per capire, che ne so, Yulm questo mese ha ottenuto, ripeto, 58 commenti sulla pagina Facebook e Bocconi, cioè, no, con cosa mi confronto? E quindi questo è un elemento fondamentale di benchmark. E poi naturalmente c'è un aspetto di fondo che, ne ripeto, che diventa poi significativo quando abbiamo raccolto tutto questo materiale, cioè quando siamo alla fase per cui io ho individuato le domande, stabilito le parole chiave, scelto i canali, effettuato l'ascolto. A questo punto io che cosa mi trovo fisicamente in mano sul computer memorizzato? Una serie di contenuti. E cosa me ne faccio? Come li analizzo? Che tipo di insight posso riceverci? Allora, devo decidere che tipo di analisi faccio. La prima decisione è un'analisi quantitativa o qualitativa? Quantitativa vuol dire, uno, li conto, perché anche solo contarli mi dà delle indicazioni. Prima avevamo 50 commenti al mese, adesso ne abbiamo 500. Non so cosa dicono, però il fatto che sia aumentata la visibilità della mia brand, prodotto, servizio, situazione, associazione, conta. Quindi anche una ricerca puramente quantitativa può dare delle indicazioni molto rilevanti, ma naturalmente la ricerca puramente quantitativa, il contare il numero dei post sui vari canali, come dire, è più rapida, è più veloce, costa meno, è più affidabile, perché alla fine i numeri sono numeri, però è anche molto superficiale. È chiaro, voglio dire, va bene che più se ne parla meglio è, indipendentemente da quello che si dice, ma insomma, voglio dire, se io vado alla... cioè se vengono generati centinaia di contenuti in rete perché hanno arrestato un mio associato, no, è chiaro che sono tanti commenti ma non sono positivi, e quindi insomma forse anche un'analisi qualitativa varrebbe la pena di farla. L'analisi qualitativa che cosa significa concettualmente? Che una volta che io ho questi contenuti, me li sono messi sul computer da qualche parte, poi vedremo, in realtà non si mettono da nessuna parte, io poi li devo analizzare per capire cosa c'è scritto dentro. Non mi basta sapere quanti post ho ricevuto, ma devo anche, tra virgolette, leggermeli, capire ma cosa dicono, di chi parlano, del presidente, delle attività svolte, ok? Di quanto siamo bravi o di quanto siamo stati disonesti. Allora, in questo caso, come dire, l'attività naturalmente è molto più approfondita e quindi molto più, come dire, attendibile e importante, densa di significati, ma anche molto più costosa, perché fisicamente devo sapere cosa c'è scritto in quei post, in quei contenuti che le persone hanno espresso in rete su di me. Come si fanno queste cose? Allora, si fanno tutte e due, sia quella qualitativa che quella quantitativa, si possono fare o in maniera automatica o in maniera manuale, ok? È chiaro cosa voglio dire? Cioè, una volta che io ho recuperato in rete N post che parlano di orsa, mi limito a contarli o voglio vedere cosa c'è scritto dentro e quindi poi trovare delle metriche, ad esempio il sentiment? Posso fare tutte e due le cose sia a mano che automaticamente. Naturalmente l'analisi quantitativa viene fatta solo automaticamente, di fatto, perché è molto più rapida. Adesso vedremo i software e ce lo dicono immediatamente. È come quando voi cercate, che ne so, qualcosa su Google e dopo un attimo vi dice quante occorrenze ho trovato. Quindi quella lì ha una quantificazione. Poi si tratta di capire se sono tutte pertinenti, ma il conteggio ve lo fa automaticamente la macchina. Diverso è se io devo fare un'analisi qualitativa. In quel caso... come dire, si può fare anche attraverso i software, cioè adesso i software di analisi del linguaggio naturale stanno andando sempre più velocemente, come dire, stanno migliorando sempre di più le performance e sempre più velocemente, quindi di fatto ci sono software che fanno analisi semantica abbastanza attendibile, ok? Capiscono abbastanza quello che c'è scritto dentro i post. Quelli più potenti però, e qui lo dico, sono quelli a pagamento, cioè in questo caso, come vedremo, gli strumenti gratuiti hanno un sacco di buchi, cioè nel senso che la potenza del software che li sta dietro è abbastanza limitata e quindi prende abbastanza cavoli per fischi, anche perché la complessità del linguaggio è notevole, no? Ci sono sinonimie, omonimie, neologismi, errori di battitura, quindi per la macchina è un casino a volte. Allora che cosa succede? Succede che appunto spesso si fanno, come dire, vale la pena di farla, se io voglio fare un'analisi dettagliata e accurata, manualmente. Questo naturalmente è impegnativo sul piano del tempo da dedicarci, però, ripeto, se sono una startup, se sono un'associazione, cioè dove la quantità di materiale, di contenuti che posso trovare si calcola nel centinaia all'anno, non dico mille, no?
cioè le posso fare anche manualmente, ok? Non è un grosso problema. Noi abbiamo fatto una ricerca su Twitter, l'uso di Twitter da parte dei politici un mese prima e un mese dopo la campagna elettorale, le ultime elezioni, abbiamo raccolto 3.000 tweet e l'abbiamo analizzati manualmente, ma ci è voluto qualche giorno, quindi cioè si possono fare queste cose. È chiaro che se sono un brand o affronto un tema molto molto rilevante, può darsi che i contenuti che li trovo siano eccessivi, allora lì non ce la faccio a farli manualmente, automaticamente quello che trovo in rete è troppo poco potente, posso farli fare manualmente alle aziende, cioè le aziende che fanno questo tipo di servizi fanno anche analisi qualitativa manuale, ok? E quindi di solito hanno una serie di quelli che io definisco, come dire, gli schiavi della postmodernità, operatori di tipo operatori di call center, che sono ragazzi in stage piuttosto che operatori in Romania che conoscono l'italiano e che nottetempo si leggono migliaia di post e dicono: ah, questo è positivo, questo è negativo, questo è neutro, ok? Per fare l'analisi del sentiment. Punto. Allora, che cos'è questo? Queste 9 domande, se voi usate questo schema e riempite di contenuti queste 9 domande, alla fine avete progettato una strategia d'ascolto corretta, ok? E quindi potete metterla immediatamente in qualche modo in opera. Ci siete? Allora, se ci siete, adesso qui sarebbe bello se aveste delle, come dire, le macchine per poterci lavorare, ma non ce l'avete, ci lavorerete nel pomeriggio o quando volete voi. Nel frattempo, come dire, se vi fa voglia prendete appunti, altrimenti, come vi dico, questo materiale qua ve lo lascio e l'importante è che capiate concettualmente cosa fanno i vari strumenti, perché adesso vedremo proprio gli strumenti, cioè che quindi vediamo i software web-based che ci consentono di fare più o meno le cose che ci siamo detti. Allora, come si dividono questi strumenti? Ok, quindi andiamo adesso alla fase proprio più operativa, lo strumento operativo. Allora, ci sono strumenti, come dire, le dividiamo concettualmente, poi le vediamo praticamente. Allora, ci sono degli strumenti che si chiamano strumenti per il search. Non sono strumenti di ricerca, ma sono strumenti che ci aiutano a fare ricerca. Ok? Adesso vedremo che cosa vuol dire. Strumenti che ci aiutano a fare ricerca. Poi ci sono gli strumenti di alert, che abbiamo già visto prima. Probabilmente le conoscete già qualcuno, Google Alert, no? Ok, quella roba lì è esattamente uno strumento di questo tipo. Piuttosto che ci sono strumenti di ricerca su ambienti specifici, quindi quelli che ricercano su Facebook, piuttosto che su Twitter, piuttosto che su... Oppure invece i dashboard, cioè quelli che ricercano un po' trasversalmente su tutti, ok? E poi ce ne sono altri che però non prenderemo tanto in considerazione. Strumenti per il monitoraggio della rilevanza della fonte, è un po' quell'analisi, ve lo ricordate come l'abbiamo definita? La rilevanza della fonte vuol dire in qualche modo per mappare l'influencer. Che tipo di ricerca è? Giusto per richiamare una cosa che abbiamo detto prima. È l'analisi delle relazioni, vi ricordate? Cioè ci fa capire, ma quel twittatore lì, quanti follower ha? Cioè che qualcosa ci dice. Una volta che ho individuato che lui è uno che si occupa della roba che mi interessa a me, scelgo se, come dire, intercettare lui o un altro in base a quanti follower ha, ok? Quindi strumenti per il monitoraggio della rilevanza della fonte, piuttosto che tools di misurazione quantitativa. Allora, da dove partiamo? Partiamo da... adesso poi facciamo... Qui siamo connessi in rete, c'è la possibilità di essere connessi alla rete, però non l'abbiamo fatto, se non sbaglio, perché non... Lo possiamo fare? Sì. Se no mi collego... siamo in wireless? Sì, bisogna inserire il codice di accesso. Allora scusa, non l'abbiamo fatto, lo facciamo adesso. In che cosa siamo? Qua. WebQ, questo qua? Sì, sì. Lo metti tu così? Non lo diffondiamo? Non gli piace tantissimo.
E sto continuando a cercare di inserirsi con questa passo. Segnale molto basso, strano. Guarda maiuscole. Che adesso sono tutte maiuscole. Okay. Non ci ho pensato prima. Questo qui sarebbe in rete? Sì. Sì, è quella che invece dovremmo andare. Come si è stabilito? Ok. Allora, questa è... Facciamo una considerazione che ha a che fare con il web in generale, soprattutto con il web marketing. È chiaro che stamattina abbiamo parlato prevalentemente di social, di media sociali e così via, però come dire, la rete è fatta in gran parte anche di appunto ambienti web, ma soprattutto di motori di ricerca, no? Il nostro accesso alla rete è in gran parte generato attraverso i motori di ricerca. Quando si entra su internet si entra su Google in gran parte, o si cercano le cose attraverso Google. Allora, i motori di ricerca sono diventati, se ci pensiamo, un vero e proprio luogo di incontro tra domande, no, delle persone, bisogni delle persone, lo potremmo definire anche così, e come dire, suggerimenti di risposte possibili da parte delle aziende, delle pubbliche amministrazioni, delle persone, eccetera. Okay? Cioè la pagina Google, la pagina dei risultati di ricerca è il luogo in cui si incontra, se ci pensiamo, un bisogno espresso, pizzeria Cerignola, vuol dire che io voglio andare a mangiare in pizzeria Cerignola, e una serie di proposte possibili delle pizzerie della zona. Okay? Un po' a pagamento, gran parte invece gratuite, queste le comparse, no, i risultati. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che voi capite, se io posso appunto raccogliere le domande che le persone hanno formulato al motore di ricerca, io avrei un sacco di indicazioni sulle cose che io voglio studiare. Cioè, io voglio mettere, che ne so, una organizzazione di matrimoni a Cerignola, ma le persone a Cerignola o in Puglia cercano organizzazione matrimoni? Perché se le cercano può darsi che sia un business interessante, se le cercano in 3 persone al mese qualche dubbio me lo faccio. Voi capite che anche semplicemente usando qualche strumento di Google, allora io ho la possibilità di farmi un'idea di scenario di mercato, ok? Allora, è chiaro quello che voglio dire, perché capisco i bisogni espressi in questo territorio, in questo periodo, su questo tipo di prodotto o servizio, sono importanti, sono rilevanti e se sì, come vengono cercate? Ok? Allora... Primo strumento si chiama Uber Suggest, e che cosa ci dice? Ci suggerisce sostanzialmente, lui va a cercare nei vari motori di ricerca le stringhe di parole chiave che vengono usate sul tema, l'argomento a cui sono interessato. Cioè io metto dentro una parola chiave, adesso lo vedremo, e lui mi fa vedere quella parola chiave lì con quale altre parole chiave viene cercata in rete nei vari motori di ricerca. Capite? Questo non è uno strumento di ricerca, è uno strumento che mi aiuta a progettare le ricerche. È chiaro cosa voglio dire? Adesso ci metteremo orsa, probabilmente non verrà fuori nulla, perché non è detto che venga, insomma, cercato con così tanta rilevanza da diventare significativo, però proviamo. Si scrive con tutti i punti? Con i puntini? Sì. Allora, qui mi dice, vedete come funziona? Cioè in quale lingua lo voglio cercare? Voi capite che, per esempio, io voglio promuovere un agriturismo in Puglia, cioè cercare come le persone in Germania, piuttosto che nel mondo, in Italia, cercano un agriturismo in Puglia, quale parole chiave mestano, con che frequenza lo cercano, cioè questo può essere un indicatore forte per capire poi tutta una serie di cose. Devo fare il mio sito? Che parole ci metto dentro? Se sono furbo ci metto dentro le parole che le persone cercano quando cercano l'agriturismo in Puglia. Chiaro, questo si chiama SEO, cioè no, ottimizzare il mio sito in relazione alle parole chiave. Quindi questi sono strumenti che hanno una serie di possibili utilizzi. Primo di tutti appunto è quello di aiutarci a pensare come cercare. Off-sound. Eh? Off-sound. Ma con i puntini o senza? Proviamo senza.
Che c'è scritto di là? Ava. Che roba è quell'altro? Ava, una L? Sembra un H? Ah, poi ho messo maiuscolo, maledizione. No? Eccolo qua, queste sono le stringhe, non c'è un granché, vedo, però ce ne sono altre di Orsa Onlus, oltre alla vostra, e vengono più fuori le altre, vedi? Queste sono le ricerche che le persone hanno fatto cercando Orsa Onlus o genericamente. La cosa interessante è che vi fa vedere prima le ricerche generiche e poi vi fa vedere le ricerche in relazione a l'iniziale della seconda parola associata. Ora qui si vede poco perché ce ne sono poche, ma vedete, qui è orza più M, orza più S, cioè se fosse un termine più cercato, posso cambiare? Oppure se mi suggerirete voi che cosa vogliamo cercare, si può vedere in un altro modo, eh? Eccolo qua, cioè queste sono, ripeto, le ricerche che gli utenti hanno generato in rete sui vari motori di ricerca e non solo, no? E quindi cioè, vedete, cioè tutte le associazioni, quindi qui sono le più frequenti, queste qui sono lo stesso le più frequenti e poi dopo ve le fa vedere con l'associazione in relazione alle varie iniziali, l'articolo in relazione alle varie iniziali, quindi agriturismo Puglia animali, agriturismo Puglia a Pasqua, Puglia albero bello e poi con la B e poi... Cioè c'è gente che c'entra agriturismo Puglia beautiful, che mi sembra bizzarro, non mi verrebbe in mente, capito, che uno la cerca così, però probabilmente ci sono volumi di ricerca rilevanti, no? Agriturismo Puglia con piscina piuttosto che con maneggio, eh? E così via. Allora questo è uno strumento che serve per aiutarci a individuare le parole chiave che possiamo usare per fare le ricerche, ok? Questo strumento fornisce anche dei numeri? No, questo non ci dà dei numeri. Cioè ci dà solo, come dire, queste le macro, le associazioni, ma poi non te le quantifica. Poi, questo fa una cosa simile, vediamo solamente i più rilevanti, poi ripeto, sono quasi tutte linkate, quando ci cliccate sopra vi portano allo strumento. Questo è un multimotore di ricerca, molto interessante, noi siamo abituati a pensare il mondo solo attraverso lo sguardo di Google, in realtà c'è un'infinità di altri motori di ricerca, alcuni più o meno specifici, quindi se voi cliccate qui sopra, vi trovate dentro un motore di ricerca che è Zula, che vi fa vedere su quali motori di ricerca ha cercato, ok? E quindi in un colpo solo lavorate su più motori di ricerca. Questo è carino perché vi dice su quell'argomento lì quali sono i, come dire, i siti più rilevanti, cioè i 10 siti più importanti. Quindi capite che se voglio lavorare, cioè capire in Italia quali sono, che ne so, i siti che si occupano di social innovation e trovo i siti più autorevoli o in qualche modo rilevanti secondo i suoi criteri di questo, su questo argomento. E quindi anche questo è, come dire, oggettivamente abbastanza interessante. Non le stiamo a provare tutti, ripeto, se no magari ci perdiamo un po' di tempo. Cioè forse farebbe la pena se riusciamo poi dopo a fare anche un po' di esercitazione. Questo è un motore di ricerca per contenuti scientifici, ok? Quindi capite, siamo ancora nell'ambito degli strumenti che ci aiutano a cercare, no? E non tanto nella ricerca dei social media. Questo per esempio è molto potente, cioè questo qui va a cercare solamente articoli scientifici, quindi se vi interessa un argomento specifico lo mettete qui dentro, anziché trovarvi le cose che vi trova Google, vi trova solo articoli o libri. Questo è molto interessante, per esempio per una startup questo può essere una cosa utile, perché questo, cioè se devo andare a fare una profilazione di mercato, di un mercato e devo ottenere dei numeri, questo qui, come dire, va a cercare solamente statistiche. Ok, quindi io potrei mettere turismo Puglia, vediamo se viene fuori qualcosa,
E lui mi va a trovare anche qui non i risultati che mi farebbe vedere Google, ma eccolo qua, cioè tutta analisi di macrosettore, ok? Non è detto che siano, come dire, aggiornati, che siano tutte utili per me, eccetera, però vedete, sono tutti dati di carattere statistico e quindi, cioè, no? Insomma, non è facile trovare questa roba spesso nella rete perché è molto dispersa, eccetera. Invece questo qui ti va a prendere solamente dati in qualche modo di tipo quantitativo, eccetera, eccetera. Gli strumenti di alert. Gli strumenti di alert, il prevalente, come dire, il più usato sicuramente è Google Alert. Tutti lo conoscete Google Alert? Se anche uno non lo conosce lo vediamo un attimo perché tutti lo conoscete. Ok. È molto, come dire, poco pensato come uno strumento potente. In realtà è uno strumento potentissimo. C'è Google Alert, poi c'è Yahoo Alert che si chiama Yahoo. Yahoo Pipes fa sostanzialmente lo stesso servizio, ci sono altri alert che intercettano sui social media e non solo sulla rete, ci sono per esempio degli alert anche specifici per Twitter. Allora, se io fossi un soggetto istituzionale, un brand, un'associazione, io gli alert me li attiverei, non mi costano niente e ho cioè sempre presente, no, la, come dire, in qualche modo la possibilità di intercettare post che parlano di me in positivo o negativo, ok? Quindi questo qui è decisamente una cosa interessante da fare. È una sorta di generazione di rassegna stampa automatica, peraltro, tutte le volte che c'è qualcosa che parla della mia associazione, della mia categoria e così via, cioè in base alle parole chiave che io ho inserito dentro, io posso riceverla. Qui sarei curioso di vedere che cosa succede per Orsa on Loose. Eccolo qua. Vedete, la cosa divertente di Google Alert è che oltretutto mi fa subito vedere se, quali sono le occorrenze che mi avrebbe suggerito oggi. Cioè oggi, se io avessi attivato questo alert, avrei ricevuto questi tre risultati. Non so se sono rilevanti, se siete voi, perché qui di nuovo c'è in qualche modo il problema, no, del rumore, perché io posso ricevere, cioè la parola chiave ha messo orsa, capì? Quindi potrebbe venire anche l'orsa di Torino piuttosto che, però come? Che sta funzionando, ok? E quindi qui c'ho tutti i giorni, oppure una volta alla settimana, una volta quando io decido, no, in qualche modo informazioni su gli argomenti e le parole chiave che io ho introdotto, come, no, non è questo. Ripeto, non vediamo le altre perché il concetto è lo stesso, però l'importante, ripeto, è, cioè, quanto più canali attivo e quanto più, apro delle virgolette, vediamo tanti strumenti e vediamo tanti strumenti anche per che fanno le stesse cose. Avete visto, già ne abbiamo visti, cioè di Alert, per esempio c'è Yahoo e Google. Vedremo che ci sono strumenti per ricercare, per esempio, nei gruppi di discussione, ce ne sono più di uno. Non ce n'è uno ideale, questo è il limite, o insomma la caratteristica di questi strumenti è che, cioè, fanno tutti abbastanza bene il proprio mestiere, qualcuno più, qualcuno meno. Quindi il consiglio sempre è usarne all'inizio il più possibile per vedere sullo specifico argomento su cui noi vogliamo andare ad inserirci, eccetera, eccetera, qual è più performante, e poi usiamo quello. Però, no, all'inizio vale la pena di provarne tante, perché questo può essere, cioè ci fa capire anche come funzionano. Alcuni funzionano meglio con la lingua inglese, altri vanno bene anche in italiano e così via, ok? Strumenti di ricerca social. Adesso entriamo proprio nello specifico degli strumenti di ricerca social. Quindi entriamo dentro, sono tornato indietro. Allora, qui vi ricordate, abbiamo detto prima, si deve stabilire canali, perché social può voler dire tante cose. Allora, per esempio, lo stesso, se io voglio cercare nella blogosfera, cioè se voglio sapere che cosa le persone dicono nelle ambienti blog, un primo strumento da cercare, da usare, è Google Blog. Uno scrive Google Blog e Google, anziché andare a cercare nella rete in generale, andrà a cercare solamente nei blog, ok? Stessa cosa, se io poi vorrò andare a cercare invece nei gruppi di discussione, posso cercare Google Discussion e anche lì vengono fuori argomenti, cioè post tratti solo dalla dimensione blog. Vediamo che succede qua se ci mettiamo orsa, magari non viene fuori nulla perché nessuno di voi nessuno ha parlato di... Ah no. E invece, vedete, questi qui sono praticamente degli ambienti blog che parlano
Vedete, questo qua è sicuramente, vedete, come dicevamo, il problema del rumore, no? Si trova subito, questo non è pertinente al nostro argomento. Però il primo, questo qua, è pertinente, questo sotto non lo è, perché qui c'è Orsa Maggiore. Poi chiaramente poi uno via affina, no? Io potrei fare la ricerca avanzata e imporre Orsa Onlus, come dire, come stringa, ok? In maniera che solamente se trova Orsa Onlus me la fa vedere, se trova Orsa da una parte e Onlus da un'altra non me la fa vedere. Però anche qua, vedete, non abbiamo durato troppa fatica e insomma un po' di... Ah, orsa zoppa, animale, è un luso orsa. Vedete quanto, cioè, quanto il rumore è superiore alla nostra immaginazione. Vi sarebbe venuto in mente che c'è, come dire, che ci sia una stringa che dice animalisti italiani un luso orsa zoppa vittima di bracconieri, no? Eppure questo è il rumore che voi non c'entrate, ma... Allora, in questo caso è chiaro che, vedete, l'altra cosa che abbiamo detto prima, se io mi limito a cercare orsa, cioè trovo questo tipo di risultati. Se io ci mettessi dentro un'iniziativa che ha fatto orsa, probabilmente i risultati sarebbero di più, se io ci metto anche il nome delle persone. Quindi io devo fare, quando faccio una ricerca, usare tante chiavi diverse per ottenere gli stessi obiettivi, perché loro, i motori, sono un po' sciocchini, cercano le stringhe e quindi non sanno tutto quello che c'è agganciato insieme. Chiaro cosa voglio dire? Poi, altro strumento potente per cercare sui blog è Tecnorati, ok? Anche questo qui è uno strumento molto potente, non lo vediamo perché fa più o meno le stesse cose che abbiamo visto l'altro, però si può cercare anche segmentando molto per tipologia di ambiente, per cercare per area tematica, quindi, come dire, io potrei cercare qua rispetto a aree tematiche che mi interessano, innovazione sociale piuttosto che, e quindi riuscirei a trovare quello che si dice in rete, negli ambienti blog. Quindi capite, qui non prendo le news, cioè se c'è un articolo su Repubblica da qua non me lo vado a prendere, perché questo mira lì dentro, però lì dentro è molto più approfondito di quanto sia una banale ricerca su Google generica, ok? Perché è uno strumento mirato a mappare i commenti che avvengono sul blog e a riportarli. Le trovi sui forum, cioè se voglio sapere tutto su, che ne so, mi si accende una lucina che non capisco su PS3, io se cerco PS3 lucina arancione trovo un forum dove parlano di quella roba lì e magari lì dentro trovo un sacco di informazioni che mi servono. Quindi invece per certe specifiche attività i forum sono molto interessanti, perché lì posso trovare tanti contenuti specifici, per cui se ci sono i forum di chi si occupa di innovazione sociale può darsi che quando io ne ho individuate due, cioè trovo un sacco di contenuti ricchi, perché lì ci sono proprio quelli impallinati, cioè quelli che insomma sono molto motivati a fare questa roba. E quindi io posso trovare tanti contenuti e posso trovare l'influencer, perché magari poi al di solito in tutti i forum c'è sempre la solita logica dell'80-20, il 20% degli iscritti è quello che genera la maggior parte dei contenuti, quindi magari quando io ho individuato 5 iscritti lì dentro trovo degli influencer potenti, perché sono quelli che su quel tema lì ne sanno e condividono le proprie informazioni con altri, eccetera. Anche questo fa la stessa cosa, quell'altro forse il link non era corretto perché non me l'ha aperto. Un'altra cosa che vi dico, questi strumenti che vedrete qui dentro invecchiano rapidissimamente. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quelli che adesso vi propongo avranno 2 mesi, questi qua, non hanno di più, quindi sono piuttosto recenti, 1 mese e mezzo, top, perché sì, perché l'ho usato in Sicilia recentemente, quindi non hanno più di 1 mese e mezzo, 45 giorni. E quindi dovrebbero essere ancora attuali, però può darsi che fra 6 mesi voi provate a collegarci e non ci sono più, perché magari hanno cambiato modello di business, prima erano gratuiti, accessibili, adesso trovi una pagina che ti dice se vuoi usarlo iscriviti ai nostri servizi, eccetera, oppure adesso che ne so, Omgili funziona bene, fra un po' ce n'è un altro che è più potente di lui, quindi bisogna starci un po' dietro, no? Perché sono gratuiti e quindi hanno un po' una certa, come dire, flessibilità, diciamo. Qui ci stiamo domandando, ma negli ambienti forum parlano della nostra organizzazione? No, qui non l'abbiamo trovato, ok? Ripeto, magari uno è più specifico per la lingua inglese, altri funzionano meglio sull'italiano, vanno un po' provati tutti, ok? Però una volta trovati, se io ci metto dei puntini, ancora peggio, perché la gente dovrebbe starsi a cercare... a scrivere quando commenta anche con i puntini. Vedete, qui il modello di business è inserzionismo, quindi probabilmente questo qui per ora legge, no, non lo trova,
Ok, quindi nei blog può darsi che non sia una, come dire, un ambiente corretto per cercare quello che ci interessa a noi. Gruppi di discussione, ve l'avevo detto prima, no? Google Discussion, Google Discussioni fa lo stesso servizio attraverso il motore di Google, e poi ci sono motori di ricerca per il microblog e quindi per gli ambienti Twitter o per i social media, comunque in realtà vanno a cercare diversi social media. Abbiamo Twingly, che è piuttosto potente, questo cerca dentro i tweet, ok? Piuttosto che Trendist, poi, come dire, ce ne sono tanti qua, uno vale l'altro più o meno, anche lì vanno proviati, anche il motore di ricerca proprio di Twitter, quello che è interno a Twitter è piuttosto potente, visto che lo genera lui e lo fa funzionare lui. Vi ricordo, che cosa ci serve questo? Ci serve per capire, c'è qualcuno che nel twittare usa il nostro nome, il nostro brand, si occupa delle tematiche di cui ci occupiamo noi, esprime dei bisogni che rispetto a cui noi potremmo dare delle risposte, ok? Quindi no, attività volontariato piuttosto che sociali in Puglia e così via può essere interessante. Adesso c'è anche questo è piuttosto recente, e questo qui è, come dire, cerca negli hashtag, quindi non cerca solamente nei contenuti, insomma, interni ai singoli post, ma individua gli hashtag. Quindi capite che qua, se io ho la fortuna di trovare un hashtag che è rilevante per l'attività in cui io mi posiziono, per esempio, ripeto, l'innovazione sociale e così via, posso, no, attaccarmi ad una fonte di informazioni, di contenuti che, no, mi eroga nel tempo informazioni di qualità sulle tematiche a cui io sono interessato. Questi sono i misuratori di influencer, quello che dicevamo prima, cioè in qualche modo c'è, cioè, su Twitter chi è che è più influente rispetto a un certo argomento piuttosto che ad un altro, ok? Quindi anche in questo caso è l'individuazione del qualche modo dell'influencer, dei soggetti che sono più rilevanti e che varrebbe la pena in qualche modo che io intercettassi. Anche questo è la stessa roba. Tweet reach, quindi in qualche modo, no, quali soggetti raggiungono quali altri, quindi la portanza, no, la rilevanza in qualche modo dei vari soggetti, delle varie fonti. Poi ci sono, questo non è linkato, lo prendiamo da un'altra parte perché questo vale la pena di vederlo. Ci sono quelli che, ripeto, si propongono come cercatori in tempo reale negli ambienti social. Qui siamo già, laddove prima erano quelli, come dire, per singolo canale, abbiamo visto i blog, i gruppi di discussione, Twitter, questo invece è già un cercatore trasversale, cioè cerca all'interno dei social media. Io posso decidere dove, ok? Quindi sui blog, sui microblog sarebbe Twitter, nei bookmarks, nelle immagini, eccetera, eccetera, in Answer e così via, ma io posso usarlo anche così e quindi lui va a cercare un po' in rete in tutti questi ambienti. Vado a cercare, no? Non lo perdere, non lo uso. Allora, questi qui sono i risultati. Questa è interessante, io vi consiglio di darci un occhio a questa, perché ci racconta delle cose interessanti sulle metriche, sulle logiche di ricerca. Lui, come dire, stringe gli occhi e dice: che c'entra questa roba qua? Può darsi che siano tutti rumori questi, adesso lo vediamo. Ma io vi vorrei far vedere come funziona questo pannello, perché è interessante questo pannello. Allora, innanzitutto qua ci dice quanti risultati, cioè intanto dove l'ha, come le organizza? Le organizza per data e in che periodo di riferimento l'ha guardati. Naturalmente se io accedessi alla versione a pagamento potrei spaziare di più sia su queste che su altre piattaforme, però insomma voglio dire, per iniziare a lavorare sulle cose che ci interessano queste piattaforme qui vanno più che bene. Qui ha trovato, come vedete, 17 menzioni, cioè 17 occorrenze, e in questa prima pagina ce ne fa vedere le prime 15. Adesso noi ce le possiamo andare a vedere per capire, come dire, intanto qua abbiamo, come dire, gli ambienti dove viene prevalentemente, dove sono presenti gli articoli che ci riguardano, ok? E qua io vedo l'indirizzo in cui sono posizionati nell'ambito della rete e le informazioni che vengono fuori. Qui c'entrate qualcosa voi? Assolutamente no.
Ciao Lapon Lus, assistenza del regime di lutto preliminare e relazione. Qua? Nemmeno qua? No, qui ho l'impressione che in qualche modo abbia preso come video di presentazione dell'associazione L'Orsa Minore. Non siete voi, Orsa Giorgio, Rita e Orsa, minore di famiglia Reggia, ok. Allora, cosa se ne ricava intanto da questo? Che cosa vi viene in mente? Cosa ci viene in mente? Non ha trovato nulla. Allora, da una parte questo è legato alla capacità di, come dire, di la potenza di rilevazione di questo strumento, però dall'altra parte, come dire, qualche pensierino lo farei rispetto alla capacità del mio brand, associazione, eccetera, di essere presente in rete, perché insomma trovare poco può essere ragionevole, non trovare proprio niente, insomma, da quant'è che siete sugli ambienti social? 7-8 mesi. Allora, qualche cosa in più avremmo dovuto trovare. Orsa con i puntini, adesso lo cerchiamo con i puntini. Adesso io ho messo Yulm, ok? Allora, Yulm, come dire, qualcosa viene fuori, sono 117 menzioni, in realtà lui si spinge indietro circa per 3 mesi, ok? Perché lo faccio vedere questa cosa? Perché si capisce un po' come funziona tutta la macchina e quindi ci consente di fare anche una valutazione su questo tipo di strumento. Allora, cosa ci dice? Ripeto, 15 di 117 menzioni. Qua vedete che ci fa vedere in qualche modo le origini di queste menzioni, ok? Da quale fonte sono state generate, e da qui si capisce quanto in qualche modo stiamo lavorando bene o quanto no, perché qua ci sono anche, come dire, i post che abbiamo generato noi negli ambienti social. È chiaro, per esempio qui 30 vengono fuori dal Master in Turismo Yulm, quindi sono contenuti social che quelli del Master in Turismo Yulm hanno generato e quindi io vado a riprendere la comunicazione che io genero, però questo è un indicatore interessante. Ma io sto notando che, come dire, tende a selezionare principalmente foto e video, o sbaglio? No, no. Non c'è alcuna relazione? No, no, no. Cioè, perché i contenuti che sta trovando in questo momento sono quelli. Se vado avanti probabilmente troverò altre cose. Quindi dipende dal tipo di, come dire, di generazione di contenuti che anche vengano fatte, ok? Però questo va a cercare nei vari ambienti, quindi trova anche le stringhe di testo dove c'è scritto Yulm, non è una... Poi magari in questo periodo è stato, come dire, accalappiato in particolare dalla quantità di contenuti video o immagini che sono stati generati, ma insomma non c'è una relazione su questo, con questo. A meno che all'inizio non stabilisca io quali canali voglio intercettare, allora in quel caso lì sì, poi seleziona i... Esatto, è quello che volevo farvi vedere. Adesso vediamo questi valori qua in alto. Allora, dicevo, qua ci sono, come dire, i principali soggetti che hanno in qualche modo generato contenuti. Vorrei che si bloccasse qua. Qua ci sono una serie di, in qualche modo, di numeretti. Questi numeretti sono importanti perché sono le metriche. Vi ricordate che prima vi ho parlato delle metriche? Allora, le metriche sono degli standard di misura che ci consentono di qualificare, no, i post, i contenuti che abbiamo trovato e di misurarli. Allora, perché vi consiglio di guardarlo? Perché qui ci sono quattro metriche, ok, spiegate, e quindi una volta che voi ci passate sopra vi raccontano anche come sono fatte, ok? Ne prendiamo in considerazione una in particolare, che è il sentiment, ok? Il sentiment l'avevamo già generato, ricordato prima, è una metrica che serve per misurare la reputazione di un brand, di un prodotto, di un soggetto, di una persona, ok? Come si misura? Cioè, il sentiment è sostanzialmente il rapporto tra i commenti positivi e i commenti negativi, escludendo i neutri,
Ok? Quindi è il rapporto numerico tra il numero dei commenti positivi fratto il numero dei commenti negativi. Ok? Che tipo di metrica è secondo voi? Qualitativa, quantitativa o mista? Allora, si presenta sotto forma quantitativa perché è un rapporto numerico tra numero di post positivi fratto numero di post. Però bisogna che io l'abbia analizzati e letti per dire questo è positivo e questo è negativo, quindi di fatto è una metrica quantitativa ma che esprime sinteticamente una valutazione di tipo qualitativo, perché io l'ho letti e poi dopo gli do un giudizio. Ma come fa a stabilire se un commento è positivo, neutrale o negativo? Allora, secondo te che tipo di analisi c'è qui dietro? Un'analisi automatica o manuale? Automatica, sì. Non c'è nessuno Minanetto che ha fatto per noi questo lavoro in poco tempo. E quindi come lo fa? Lo fa con le risorse di calcolo, di analisi linguistica che Social Mention riesce a mettere in atto. Adesso guardiamo quanto è potente. Lo capiamo da qua quanto è potente. Allora, qui c'è un sentiment di 7. Allora, intanto, questo sentiment, secondo voi, come si può esprimere? Cioè, c'è un range di variazione possibile? Come posso quantificare, come dire, dare un giudizio se questo 7 è un buono, è bene o male, è buono o cattivo? Cioè, capito cosa voglio dire? È un parametro che oscilla tra 0 e 1, tra 0 e 10, tra 0 e 100 o tra 0 e l'infinito? Dovrebbe essere una percentuale, se è positivo su tutti i commenti ricevuti. Allora, tutti, cioè, no, positivi fratto negativi. Allora, lo dico, ha un range di variazione stabilito questo, il sentiment? No, perché se io per assurdo trovassi 200 positivi e 0 negativi, il sentiment sarebbe 200, quindi non c'ha un range massimo, è chiaro? Quindi, primo criterio, è un parametro che va in qualche modo per giudicare i risultati che abbiamo ottenuto in termini di sentiment, vanno confrontati con quelli di un altro, cioè di un benchmark, perché altrimenti non capisco il mio 7 è buono o cattivo, e che ne so, vediamo cosa fa Bocconi e capiamo se Ulmer versus Bocconi come ci mettiamo. Valutando, ripeto, sentiment, il riquadro sotto, esatto, 7, adesso ci arriviamo, 117, 7 su 117, cioè non è proprio, ma non è 7 buone. Su 117, cioè, è 7 su 0. Sono due numeri, esatto, messi a confronto sostanzialmente. Allora, che cosa succede? No, cioè voglio dire, se il sotto è diverso da zero, diventa un rapporto. È chiaro, perché se ho 100 sopra e 10 sotto, il sentiment diviene 100 diviso 10, diviene 10. Se però sotto c'ho zero, il numero può andare dove vuole. Allora, qual è il problema però? Giustamente tu metti l'attenzione su questo quadratino qui, questo è molto significativo. Perché ci metti l'attenzione? Perché dice, ma caspita, questo 7 è stato ottenuto da 7 positivi, 0 negativi e 110 che non ha capito nulla. Perché li ha considerati neutri? Li ha considerati neutri perché probabilmente non ha saputo giudicarli, non è riuscito a dargli una valutazione. Allora, questo ci dice che questo strumento, Social Mention, è molto interessante perché calcola le metriche da solo, ci ricorda come funzionano le metriche, ci dà la possibilità di trovare in pochissimo tempo una serie di contenuti, non fidiamoci delle metriche che ci dà, teniamole solo perché ci si ricorda come si calcolano e poi ce le andiamo a far da noi, cioè ce le guardiamo, queste 117 mention, guardiamo che cosa dicono e le valutiamo da noi, tanto non ci vuole mezz'ora a farlo. Capito cosa voglio dire? Cioè, questo è uno strumento ottimo per tirar fuori contenuti dai vari ambienti social e per individuare le metriche e ricordarsele, però non fidiamoci dei risultati che ci dà perché lui è troppo debole per fare cose interessanti per noi, ok? Però è un parametro interessante, cioè è uno strumento interessante e ripeto, interessante a utilizzare, cioè vedere le metriche e capire poi come funziona tutto ciò. Dove eravamo? Ok, ce ne sono altri che fanno questo stesso tipo di mestiere, quindi che sono in qualche modo motori di ricerca in tempo reale, come quello, anche questo. Questo cerca soprattutto su Facebook e su Twitter, naturalmente sulle pagine e i profili Facebook. Dove cerca? Sulle pagine, sui profili o su tutte?
solo sulle pagine, perché i profili no, non sono accessibili, ma sulle pagine lui va a cercare e posso andare a vedere che si dice su Twitter. Andiamo a vedere se si trova qualcosa qua su di Orson Luss su Facebook. Vedi, mi dice segui gli eventi live, perché se io individuo, capito, che c'è un evento che viene coperto da Twitter, io attraverso questo strumento mi posso mettere lì, mi sintonizzo su quei canali, su quegli hashtag e ricevo in qualche modo anche le quantificazioni e così via. Niente, non gli piace anche questa roba qua. Eccolo qua. Vedete quello che vi dicevo prima? Quanto questi strumenti passano di moda in tempi reali? Guardate. No? Verrà sostanzialmente chiuso il 31 luglio del 2013. Ok, quindi sono tutti strumenti che vanno in qualche modo seguiti, perché uno cambia, quell'altro muore, nasce un altro, ok? Però, ti ripeto, sono fondamentali da seguire. Questo sì, infatti lo sapevo, Social Mesh è molto più specifico per quanto riguarda l'italiano, qua è un pochino più, come dire, centralizzato sull'inglese, quindi qui insomma molti strumenti, molte cose non le riesce a trovare, quindi magari va usato con una certa cognizione. Questi li abbiamo già visti prima, in realtà sono ancora per cercare gruppi di, come dire, gruppi di discussione che dovevano essere prima. Queste invece sono di nuovo per cercare influencer, quindi chi si occupa di un certo argomento, e quindi in due modi. Uno per interessi, e quindi io posso mettere qui il tema che mi interessa e vedere le persone che afferiscono a questo tema, piuttosto che posso mettere una persona e capire molto su questa persona, nel senso gli ambienti che presidia, che i contenuti che produce, i follower che ha, ok? Questo è 1, 2, 3 people, cioè questo metti la persona e ti dico in che ambiente è ramificato, qui metti il tema e ti dico le persone che si occupano di questo tema, ok? Ok, poi ci sono i dashboard. I dashboard sono un po' queste piattaforme, questi cruscotti che fanno tanto in un colpo solo. Sono, come dire, ancora più potenti rispetto a Social Mention che abbiamo messo prima. Questo è abbastanza carino, secondo me. È un cercatore, ripeto, in ambienti diversi e mi suddivide poi i risultati in relazione agli ambienti che ha trovato. Si chiama Dictomatic, ma abbastanza carino anche questo. Vedete? Mi cerca in un colpo solo, mi cerca su Twitter, su Bing, su Google Search, su Flickr, su YouTube, sui cosi WordPress, e quindi in un colpo solo mi fa un sacco di lavoro interessante. Per dirmi che non ha trovato nulla. Oh. Ecco qua, qui su Google Search ha trovato qualcosa. Questo qui non so se siete voi, questo sotto sì però, Social Innovation, creazione di impresa da Repuglia, così via. Adotto un amico, bianca gatta di strada, non credo. Allora, come dire, bisogna lavorare un po' meglio su questi ambienti social, non voglio, cioè, no, gli strumenti hanno i loro limiti, però insomma se un po' di contenuto fosse stato generato insomma in maniera un po' più ricca, forse qualcosa di più avremmo trovato. Cosa cerchiamo? Ditemi voi qualche altra cosa, Cerignola? Così in generale, vediamo che viene fuori.
È un po' lenti. Vabbè, e qui un po' di contenuti, vedete, differenziati per canale, lo troviamo, eh? Poi ce ne sono incendio, autoparco, the day after, non so che cosa sia, né quando sia successo e così via. Poi ripeto, cioè questi sono cioè sono contenuti trovati, poi si tratta di andarli a vedere se sono pertinenti e poi eventualmente raccoglierli ad analizzarli, ok? Però vedete che questo qui me lo differenzia per canale e mi fa vedere che cosa in questi canali mi, no? si dice o si fa o si rappresenta rispetto al tema che io sono, a cui sono interessato. L'altro canale importante che non abbiamo visto è, come dire, cioè il canale news, cioè io posso andare a cercare in rete negli ambienti giornalistici, quindi andare a intercettare solamente contenuti di carattere giornalistico. Qui ce ne sono diversi, che sono vanno da Wiki o a appunto Google News, anche lì se io scrivo su Google News vado a cercare semplicemente all'interno delle news, ma come dire abbiamo poi quella che io considero una killer application, che è questo Pika News. Pika News è veramente una macchina spaventosa, purtroppo è diventata, come dire, un modello di business freemium, quindi un po' ti faccio vedere le cose a gratis e poi se però le vuoi le devi pagare. Questo mappa 50.000 fonti in Europa di tipo giornalistico, non solo online ma in cartaceo, okay? Quindi becca proprio i contenuti dei giornali. E quindi stampa, però questo era nata solamente come stampa, in questi ultimi mesi ha aggiunto anche, vedete, 50.000 fonti cartacee in Europa, quindi se cercate qualcosa nel mondo non compare, ma in Europa poi vi becca 40.000 fonti web, 200 canali televisivi in tutta Europa, 200 canali radio e un'infinità di ambienti social. Anche qua vediamo cosa viene fuori con il nostro Orsa. Ecco qua, ha trovato 35 risultati di cui 14 nella stampa. Ok, questo è molto interessante non solo per la potenza che ha, ma anche per il tipo di restituzione dei contenuti che vi offre, cioè offre una restituzione molto, molto interessante che adesso andiamo a vedere. Adesso si tratta di capire come l'ha preso, perché mi sembra che abbia preso un LUS separato da Orsa. Quindi vale la pena di metterlo qua. Ci eravamo un po' esaltati, eh? Adesso vediamo cosa risuccede. Possiamo cambiare anche argomento, eh? Un po' meno. Pa, 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 pa. Non ci piace questo Orsa Onlus proprio. Se chiamiamo, se proviamo Orsa Cerignola. Cioè, perché qui si deve intercettare il tipo di stringa che le persone mettono. Secondo me quell'iniziativa, come si chiama l'iniziativa? Innovatori. Quella forse potrebbe essere più specifica. Vediamo adesso che succede se cerchiamo quello. Se no facciamo un altro esempio. No. Innov, così, vero? Si scrive. No, non siamo fortunati con questo.
No, ma non cambia nulla, cioè se aggiungo una stringa, cioè se la metto nella frase gatta, proviamo qua, ma... Voi avete fatto comunicazione stampa? Sì, ci sarà qualcosa sulla stampa, sarà venuto fuori qualcosa o no? Non credo l'arte abbia venuto qualcosa. Datemi un altro titolo. Regione Puglia. Perché altrimenti uscite col dubbio che non funzionano gli strumenti, ma sicuro che funzionano. Regione Puglia ha trovato 3.152 risultati, ok? E la cosa interessante che vi volevo far vedere è che vi dice... però aspettate un attimo, qui le ha prese separate, rimettiamole insieme così si riduce un po' e si vede però come funziona. È inutile, vi faccio vedere che qua posso mirare, no, il luogo esattamente, se voglio un titolo preciso piuttosto che il periodo. Vabbè, dai, finché si carica lo possiamo vedere anche qua. Che cosa ci fa vedere? Allora intanto ci dà un'analisi quantitativa e ci fa vedere nel corso del tempo come si, come dire, questo contenuto che ho cercato, come si è modificato. Vedete che c'è un picco quassù, questo è interessante, cioè vuol dire che sarà successo qualcosa, perché in questo giorno qua, no, sono venute fuori così più notizie su questo tema rispetto a, ad altre, ok? Poi qua mi dice la ripartizione per supporto, il 75% delle cose che ha trovato erano sulla rete internet e il 25% sulla stampa. Poi mi dice quali sono i principali, come dire, canali da cui questa cosa è emersa, e quindi la Gazzetta del Mezzogiorno, il Corriere del Mezzogiorno, la Repubblica Edizione di Bari, vedete con che già va a vedere le edizioni locali dei giornali nazionali, ok? La Gazzetta, Sole 24 ore, eccetera. Quindi queste sono le fonti principali di citazione. Poi, come dire, me le fa vedere ancora rispetto a, come dire, alla dimensione online. WordPress vuol dire che sono ambienti fatti con WordPress, non è che è il sito WordPress, okay? Sono ambienti WordPress, piuttosto che libero.it, Free News, la Gazzetta del Mezzogiorno ancora, eccetera. Quindi tutti gli articoli che in qualche modo passano attraverso la dimensione digital, ok? La cosa, ripeto, poi ancora più interessante, cioè la cosa interessante è che io posso andare a poi... cioè vedermelo dove questa cosa è comparsa, e quindi io vedo la pagina, sì, qui carica lentamente, ma insomma qui compare la pagina, ok, in maniera che io posso vedere la pagina e il giorno in cui è comparso, mi dice, vede esattamente dove era. Il problema è che se ci clicco sopra mi dice per scaricare questa cosa devi pagare, sono centesimi, come dire, di euro per ogni occorrenza, però naturalmente se io devo fare tanta roba rischio di spendere, in ogni caso, cioè se io fossi un soggetto di una certa rilevanza o cioè avessi un'azienda eccetera eccetera su un settore specifico di mio interesse mi abbonerei immediatamente, perché naturalmente era uno strumento veramente utile. Voi capite che è, cioè, all'ennesima potenza la vecchia rassegna stampa, con la possibilità di ottenere però dati in tempo reale, no, e direttamente sulla base delle chiavi di ricerca che io ho messo dentro. Chiaro? Un'ultima cosa che vediamo è quella che abbiamo detto prima, cioè l'avevamo interrotta all'inizio e avevamo parlato in qualche modo, però qui non c'è il link, questo esce un po' fuori dalla dimensione, sta facendo capricci anche la connessione. Ehi, sono scritto. Allora, questo è uno strumento che ha a che fare, vi ricordate che abbiamo fatto quell'inciso dove parlavamo dell'interesse, della possibilità attraverso Google di intercettare che cosa le persone... Non sta funzionando la rete, infatti. Come mai? Qui pare che sia tutto a posto. Però Elva no.
provo a collegarmi con il mio. Conoscete come funziona Google Trend? Più o meno? No? Se non riusciamo a connetterci lo diciamo a voce. Però non era male vederlo. Perché non... Tu sai se ogni tanto ha problemi? Sta facendo confusione. Sì, stavo cercando di vedere la mia rete, ma non sta vedendo nemmeno quella. Allora, Bluetooth, sì, hotspot personale, vediamo se è l'ultimo tentativo, eh. Quando ce ne sono troppe, spesso non mi prende quella del cellulare. No. Ecco. No, vabbè, ve lo racconto, per chi non lo conosce lo racconto velocemente. Questo è molto interessante, Google Trend, perché, ripeto, come dicevamo prima, ci restituisce le ricerche che le persone hanno fatto attraverso Google nel tempo. E quindi se io voglio, voglio aprire un agriturismo piuttosto che un servizio ricettivo di qualche tipo in Puglia, io posso andare a vedere che cosa è successo nel tempo e per località geografica il volume delle ricerche su quel tema lì. Per cui io potrei scrivere, alberghi Puglia, e mi accorgerei, adesso lui lo fa dal 2005 ad oggi, com'è stata la tendenza delle ricerche delle persone usando questa stringa, e quello che viene fuori è un andamento naturalmente ciclico, perché si capisce che le persone cercano alberghi Puglia verso da aprile in poi e arriva al picco verso la fine di luglio e poi dopo scende giù, perché chiaramente è una ricerca stagionale di turismo. Ma mi accorgerei anche che, ve lo dico perché l'ho fatto ieri, che le curve si abbassano nel tempo, cioè nel 2005 la richiesta di alberghi in Puglia
era molto elevata, lui vi dà un parametro quantitativo fatto 100, quindi dice era 100 nel 2005, adesso siamo, e la cosa è preoccupante, a 16, quindi dal 2005 ad oggi le persone che hanno ricercato alberghi Puglia sono diminuite di un fattore quasi di un quinto, cioè no, 5 volte. Se io vado a cercare invece case vacanze oppure bed and breakfast Puglia, io vedo che sempre questa stagionalità, ma vedo come queste curve invece tendono a salire, quindi no, questo già la cosa interessante è che io sullo stesso grafico posso mettere parole di ricerca diverse, lui me le fa vedere in colori diversi, quindi io posso sostanzialmente generare una sorta di elettroencefalogramma delle richieste, delle ricerche che le persone hanno fatto sul tema che mi interessa. E queste, capite, se io mi voglio andare a posizionare in un mercato, capire il tipo di atteggiamento, di bisogno, di richieste su un determinato argomento, prodotto, servizio, articolo, eccetera, questo è un ottimo strumento perché mi dice le persone quanto davvero sono interessate, sta aumentando o diminuendo, che stagionalità ha questo tipo di bisogno e di richiesta, ok? Come si distribuisce nei vari paesi? Nei vari paesi posso voler dire in Italia, piuttosto che io posso anche selezionare zone, piuttosto che posso andare a dire invece l'Europa o dove si parla inglese e così via. E quindi ho uno strumento in qualche modo di intelligence molto semplice e immediato che se io uso tante parole chiave posso ottenere, no? Allora, vedete, cioè come si potrebbe usare questo? Per esempio si potrebbe usare in maniera integrata rispetto al primo che abbiamo visto, quello Uber Suggest, perché io in Uber Suggest vedo in qualche modo le associazioni tra le ricerche, quindi se io ci metto turismo Puglia io vedo da lì turismo alberghi, bed and breakfast e così via. Una volta che ho individuato tutti questi suggerimenti le vado a mettere qui dentro, tutti qui dentro, e vado a costruirmi una sorta di, ripeto, di piani di pannello di analisi dell'andamento della domanda di un determinato prodotto, servizio, territorio, turistico, eccetera, eccetera. E quindi anche questo, ripeto, è uno strumento molto semplice ma estremamente interessante. Un altro strumento altrettanto interessante e utile, che però può servire, come dire, anche per fare delle cose un pochino più di pianificazione, di comunicazione, di web marketing, ma probabilmente questo alcuni di voi lo conosceranno già, è anche lo strumento Google per le parole chiave. Lo strumento Google per le parole chiave, basta scrivere su internet strumento Google per le parole chiave e vi porta sulla pagina relativa, è in qualche modo una specie di Uber Suggest, quello che abbiamo visto prima, perché anche lì vi dice, però fa riferimento solamente ai motori Google naturalmente, non a tutti gli ambienti che Uber Suggest va a cercare, però vi dice in Google, di nuovo, quella singola parola, con quale altra parola è stata cercata, ok? Quindi turismo Puglia, con quale altra parola state cercata, albergo, ristorante, bambini, quello che volete. E la cosa interessante lì, per rispondere alla domanda che faceva lui, lì vi dà i volumi di ricerca, ok? Lì vi dice in questo mese appartamento, vacanze, Puglia è stato cercato 18.100 volte, dato di ieri sera perché l'ho guardato io, ok? Quindi ci sono 18.000 persone che nell'ultimo mese hanno cercato, scritto case, vacanze, Puglia. Voi capite che se io metto accanto a questo qui poi bed and breakfast Puglia, albergo Puglia, eccetera, vado ad individuare i volumi di ricerca complessivi rispetto a un settore che mi interessa e posso dire quanti clienti potenziali, tra virgolette, potrei avere rispetto a questa attività che io mi vado a proporre di, no, nel web. Quindi questo qui è Google, lo strumento per le parole chiave. Anche quello lì si può usare sia per costruire campagne di comunicazione in Google AdWords, sia per fare analisi, perché io vado a capire le persone cosa cercano e i volumi di ricerca per ogni singola parola chiave. Okay? Quindi anche questo qui è una cosa assolutamente da tenere presente. L'ultima cosa che potremmo vedere, ma che mi rendo conto che magari siete abbastanza stanchi, vediamo se vale la pena di farlo oppure no, come abbiamo detto tutte queste cose, tutte queste analisi che si fanno hanno delle metriche, cioè si possono in qualche modo misurare a secondo parametri un po' standardizzati, in maniera che lo faccio oggi, lo faccio domani, o lo faccio per clienti o per casi diversi, posso confrontarli perché le metriche sono le stesse. Quali sono? Vedremo solamente quelle principali. Ad esempio, una è quella che si definisce la brand presence. Che cosa vuol dire? Vuol dire nel tempo, ok? Quanti sono i post, i contenuti che ci riguardano? Ok, quindi io ci metto dentro Barilla piuttosto che Yulm e posso vedere come la quantità, quindi questa è una metrica di che tipo? Qualitativa o quantitativa? Quantitativa, no? Distribuita nel tempo, e mi dice quante volte quel determinato argomento è comparsa per unità di tempo, ok?
Vedete, è un dato puramente quantitativo, però ci dice già delle cose. Io mi interrogherei su perché sono finito qua, perché ho fatto qualche evento di qualche tipo, ho fatto una pubblicità, oppure perché è uscito un articolo negativo sul mio vicepresidente. No, io lo so, cioè voglio dire, io che sono faccio parte dell'azienda, già guardando questo grafico probabilmente riuscirei a capire cosa è successo, in quale circostanza, ok? Quindi è diviso per canali, ok? Quindi magari il celeste sono i tweet, l'altro sono il buzz nei social media, e quello ancora sono magari, che ne so, adesso io non ci leggo più qui dentro, ma insomma sono altri canali possibili. Questo arriva sempre da uno strumento. No, cioè nel senso che qui vanno messi insieme gli strumenti che abbiamo messo prima, ok? Perché poi ci sono le piattaforme proprietarie, in questo caso è Blogmeter, che è un partner del nostro master, che in qualche modo offre questo tipo di servizio, allora te lo fanno loro, però questi qui sono a pagamento, ma io le posso fare per conto mio, prendo più di quei canali che abbiamo visto prima e no, vado semplicemente a metterli su un asse temporale. Un altro, come dire, è relativo a dove se ne parla, cioè questo è la presenza in qualche modo, no? La presenza nel tempo di una certa stringa che mi interessa. Altra cosa è, ma dove se ne parla? È quello che avevamo visto prima in qualche modo attraverso Pica News, avete visto che ci diceva 75% web, 25% news, mi sembra che fosse così. Questo qui è esattamente la stessa cosa, cioè di questo argomento qui, in quale ambiente si parla della rete, ok? E quindi vedete, per il 15% se ne parla su Twitter, questo è un esempio di automobili, cioè, no? Cioè se un brand, fate conto di, che ne so, di un modello di auto, dove se ne parla? Se ne parla per il 5% sul forum di quattro ruote, il 15% su Twitter, eccetera. A cosa può servire questa roba? L'analisi delle fonti, quindi l'analisi dei canali sociali in cui un certo argomento che mi interessa è presidiato, è trattato, cosa mi può servire? Per capire in termini, come dire, usando un linguaggio d'altri tempi, dove andare a pianificare il mio intervento di comunicazione, cioè dove voglio andare a intercettare lì, cioè chiaramente, cioè se io riuscissi a beccare il forum di quattro ruote, oltre a essere autorevole, mi becca il 5,5% di tutte le conversazioni su questo tema, ancora di più su questo tema su Twitter, quindi beccando gli hashtag giusti o gli at giusti, forse varrebbe la pena, no, di fare un'attività di questo tipo. Un'altra cosa, un'altra metrica è l'analisi degli autori, è un po' quel discorso che abbiamo fatto prima quando abbiamo detto andiamo a cercare l'influencer, cioè vado a cercare rispetto a un determinato tema, quali sono gli influencer? Gli influencer sono di solito connotati da quelli che vengono definiti gli hub nella rete, gli hub sono gli snodi molto rilevanti, lo stesso discorso degli aeroporti, no? Alcuni aeroporti sono hub perché sono centri più rilevanti di altri di flussi di comunicazione, lo stesso sono gli hub, quindi gli hub sono in qualche modo l'influencer, Beppe Grillo sarebbe sicuramente un mega hub, ok? Io posso individuare l'influencer nel mio settore, ad esempio questa qui è una rappresentazione del settore beauty, e che cosa potrei fare? Potrei individuare appunto gli hub, quindi quelli che possono essere, quelli che hanno più contatti su questo tema e cercare di trasformarli, questa è un'attività marchettara, da, come dire, semplici influencer in evangelist. Che cosa vuol dire? Che sostanzialmente evangelizzano gli altri a mio favore. Allora, se io trovo chi si occupa di innovazione sociale in rete e trovo la persona più autorevole o le persone più autorevoli, io se gli mando un comunicato dove dico di questa iniziativa che abbiamo fatto, loro magari sono interessati a questa cosa per riempire di contenuti il loro blog, ce la mettano dentro e diventano evangelisti del nostro verbo, ok? Trasmettano, diffondono viralmente in rete dei contenuti che noi abbiamo prodotto, quindi è assolutamente importante fare questo tipo di analisi. L'altra cosa, come dire, è, cioè, sostanzialmente i topic, anche questa è qualitativa quantitativa. Quando si parla di me, di che argomenti si tratta? Quando si parla di Orsa on Loose, di che argomenti si tratta? Quindi quali sono i temi associati all'argomento, al brand, al soggetto politico, no? Quando si parla di Berlusconi, voi capite, lo posso fare anche su un soggetto, su un personaggio, quali sono i temi che afferiscono all'area concettuale Berlusconi, ok? Sono, ognuno si riempie i puntini con quello che vuole. I topic, quindi, gli argomenti legati al tema che ci interessa. Piuttosto il sentiment l'abbiamo già definito prima, ma che questa è una metrica, quindi sono i positivi, levando i neutri, positivi fratto negativi. È chiaro che, come dire, ad esempio, questa qui, che tipo di ricerca sarà stata questa qua, nel modello di ricerca che abbiamo visto stamani?
Vi ricordate rispetto all'asse temporale abbiamo definito dei modelli di ricerca? Comparativa, quindi sarebbe un prima dopo, vedete? Io è come se avessi fatto l'analisi di un brand e ho cercato di comprendere, adesso non so cosa sia questo qui, ma insomma ho cercato, facciamo conto appunto di un brand qualsiasi, facciamo conto Barilla, io ho fatto una campagna online, avevo fatto un'analisi prima della campagna e mi era venuto fuori questo risultato in termini di sentiment, quindi nessuna posizione sono quelli blu, il 15% sono... sono neutre perché sostanzialmente sono domande, poi c'è il positivo e il negativo. A questo punto vado a vedere dopo la campagna che cosa è successo e vedo che il positivo è passato dal 35 al 39% e così via, cioè posso fare una valutazione dell'efficacia dell'iniziativa che io ho fatto, ok? Qui ci sono altre metriche, sono le metriche che vi ho fatto vedere prima, e quindi quelle che trovate su Social Mention sono anche poi riportate qui dentro in maniera che ce l'abbiate dettagliate in qualche modo, e poi ci sono delle metriche, queste sono specifiche, queste sono brandizzate, blog meter, anche queste perché l'hanno inventate loro, anche se sono delle banalità, e sono un po' quelle che vi dicevo prima rispetto agli ambienti social specifici, ad esempio rispetto a Facebook. Una di queste si chiama Engagement Index, l'indice di engagement, e ha a che fare con, cioè, ogni post aziendale, quanti commenti genera? Quindi vuol dire quanto riesco a ingaggiare le persone? È chiaro che se io racconto che ne so, sul sito del comune io vado a scrivere domani si inaugura la palestra, questa è un'informazione, non è detto che mi generi grosso engagement, quindi magari questo post qui ottiene zero o un commento. Se io ci metto dentro, che ne so, prima di inaugurare la palestra, come vorreste gli orari di apertura della palestra, e ci metto dentro una domanda, è molto più probabile che questo format di comunicazione, la domanda, generi molto più engagement, quindi un post mio genera magari un sacco di risposte. Questo l'ho detto per dire che quando si pianificano i contenuti nei vari canali vanno pensati con questa logica di engagement, ok? Con la logica di come faccio a trovare contenuti più adatti a stimolare condivisione, buzz, eccetera, ok? Contenuti, la centralità dei contenuti, ma questo sarebbe un altro incontro, un altro capitolo, eccetera. Quindi l'indice di engagement, un altro indice si chiama sentiment index, anche questo, ma non è quello di prima, anche se concettualmente è riconducibile, è quanti like genera ogni post aziendale, ok? Qui è quello sopra, è quante commenti genera, qui quanti like, dico una cosa carina, metto una foto divertente, quanti like riesco a generare, anche questo qui, capite, è un indice di qualità della gestione dei contenuti che sto facendo, piuttosto che, come dire, l'indice di attività, questo è il rapporto tra i contenuti generati dagli utenti e i contenuti generati dall'azienda. Anche qui lo scopo dovrebbe essere, come abbiamo detto prima, quello di far generare quanto più contenuti dalle persone, perché le persone che generano contenuti sono persone che in qualche modo hanno sposato la nostra causa, ok? Quindi se io sono una pubblica amministrazione, anziché andare a dire delle cose che posso dire sul sito, su Facebook, non dire quella roba là, perché quella roba là non interessa la gente. Su Facebook le persone si aspettano un linguaggio, delle logiche, dei contenuti completamente diversi dagli altri. Faccio un esempio, perché di solito, purtroppo ancora, si vede che negli ambienti Facebook si mettono esattamente gli stessi contenuti che si mettono sul sito, più o meno quelli che si twittano e così via, senza aver capito che ogni canale ha un suo linguaggio, una sua grammatica, una sua logica editoriale e quindi una sua tempistica, e quindi tutte queste cose andrebbero rispettate, cose che, ripeto, ancora molte grandi aziende non fanno perché non hanno le risorse, non hanno la cultura e dicono vabbè, questa roba qui me la sparo su tutti i canali, ci sono anche software apposta che lo stesso contenuto te lo sparano su tutti i canali. Niente di più sbagliato in termini di gestione strategica della comunicazione sui canali social. Io mi fermerei e passerei, qui ci sono, come dire, dei link che vi rimandano a chi si occupa di questa roba e quindi magari ci trovate gli aggiornamenti sugli strumenti che avete visto prima. Allora, in sintesi, se dovessi appunto sintetizzare i contenuti che spero che, insomma, in qualche modo aver lasciato, è: non si può, come dire, far nulla se non ascoltando. Ascoltare vuol dire
capire l'ambiente in cui ci si va a inserire, l'opportunità di business che ci sono, il tipo di richiesta di interesse generato, la cultura del settore e così via. Per fare questo, prima si poteva fare solo attraverso le ricerche di mercato, adesso per fortuna si possono fare anche attraverso gli strumenti sono tanti e in continuo movimento, quindi vanno costantemente ripensati, non ce n'è uno migliore degli altri, perché altrimenti, come dire, la formale lezione finiva in un minuto, diceva usate questo, arrivederci, grazie, non può essere così. L'attenzione però sulla pianificazione, cioè se non si stabilisce il progetto di ascolto, l'uso degli strumenti di per sé rischia di diventare, ripeto, un po' pretestuoso e fuorviante, perché magari trovi cose che non ti interessano, gli dai troppo peso, perché c'è anche un problema, non l'abbiamo detto, di peso, cioè, e questo lo capisco se io ho fatto una buona presentazione. Cosa voglio dire di peso? Vuol dire che un post, l'abbiamo già un pochino accennato prima, vale la pena di ricordarlo giusto per sottolineare questo aspetto, cioè se un post dove dico che la on-lose funziona da Dio, lo dico io, non se lo fila nessuno, se lo dite Becco e Pegrillo avete risolto i vostri problemi di qui ai prossimi anni, nel bene o nel male. Quindi, cioè, no, un post non vale uno, ogni post vale per l'ambiente in cui è stato emesso, per il tipo di follower che quell'ambiente genera, per la credibilità, e quindi no, ogni cosa che trovo la devo poi analizzare con dei criteri che io ho messo nella mia progettualità. Quindi quando io ho fatto un buon progetto, queste cose sono un po' un di cui. Se lavoro in questo modo, posso lavorare in questo modo prima assolutamente di fare qualsiasi cosa, prima di iniziare una campagna di comunicazione, prima di iniziare un nuovo business, eccetera, eccetera, e naturalmente anche durante, perché abbiamo visto che poi può servire per monitorare attività che faccio, eventi che svolgo, iniziative che prendo, nuovi servizi che metto in atto, e quindi poi dovrebbe diventare un atteggiamento costante, cioè l'ascolto della rete serve in fase progettuale, ma poi deve diventare un atteggiamento costante di, come dire, di ascolto di marketing, fa a che fare con il marketing del servizio, del prodotto, eccetera. Per fortuna, come dicevo prima, si può fare, come avete visto, a prezzi praticamente nulli, laddove prima non lo potevo fare, cioè le ricerche di mercato, prima se le volevo, chi se le poteva permettere le ricerche di mercato? Cioè una startup si poteva permettere una ricerca di mercato? Era una voce di costo importante probabilmente rispetto alle risorse che uno mette in atto, in quei migliaia di euro, poche decine di migliaia che mette su, e quindi questa è una risorsa secondo me molto preziosa, a condizione, ripeto, che si usi nel modo corretto e con la cura e lo sforzo che ci vuole, perché oggettivamente avete visto è, cioè, anche faticoso. Abbiamo fatto solo alcuni esempi, abbiamo visto quanto rumore viene fuori, quanto magari quella stringa lì non fosse adatta, quanto quello strumento lì magari non era il migliore, e quindi no, bisogna poi lavorarci un po', però ripeto, è una delle cose da cui si parte per fare qualsiasi tipo di attività. 12:52, domande? Ci sono domande? Per quanto riguarda, noi oggi abbiamo visto l'analisi, abbiamo visto come si fa ricerca e quant'altro. Per quanto riguarda i tempi, esistono dei tempi giusti, indicativi, troppo lunghi, troppo corti, affinché l'efficacia... Certo. Allora, tu dici... Il tempo dell'ascolto, quanto devo rimanere ad ascoltare prima di dire ho capito tutto, dipende dal settore in cui dipende dal tipo di settore in cui ti immetti, dal tipo di, come dire, di contenuti che trovi, cioè voglio dire che su Orso On Loose qualche problema di visibilità in rete c'è, l'abbiamo già scoperto e è finito, potremmo andare a insistere a cercare altro in maniera molto più raffinata, mettendo i nomi delle iniziative, cambiando quella punteggiatura, ma sarebbe un lavoro che in un pomeriggio o in due giorni si risolve, perché se non è venuto fuori nulla è segno che non viene fuori nulla. È chiaro che se vado invece a intercettare, che ne so, uno scenario di mercato, e quindi voglio capire in questo ambito che cosa c'è, quali sono i competitor, quali sono le influencer, lì il lavoro può diventare, come dire, impegnativo in termini di tempo uomo. Quanto ascoltare, ripeto, dipende dagli strumenti che usi in relazione allo scopo che hai, quanto ti consentono di andare indietro. È chiaro che, cioè, rispetto, come dire, se lavoro in settori di nicchia, più riesco ad andare indietro e meglio è, perché magari i segnali che ottengo sono deboli. Se lavoro su un settore molto presidiato, magari anche 3 mesi indietro, quindi un'analisi su 3 mesi può essere sufficiente, perché viene fuori un sacco di materiale. Quindi capisci, non c'è una risposta standard, dipende da dove vuoi metterti a lavorare, ok? Se lavori nell'ambito, appunto, del, che ne so, turismo Puglia, lì è un grosso lavoro da fare in termini di chiavi giuste da trovare, canali, ambienti dove metterlo dentro.
però quando ho preso in considerazione 3 mesi sono straordinariamente sufficienti, 3 mesi giusti, che ne so, da aprile a luglio, no? Non so quanti mesi siano, ma insomma cioè nel periodo caldo, non a gennaio, a meno che non voglia inventarmi un servizio specifico per chi voglio farlo venire, fa il turismo invernale, ma è un altro discorso. Domande? No. Ok. Grazie a tutti insomma, per il vostro contributo a questi laboratori dal basso, grazie al professor Di Fraia. Onestamente, come dire, mi sono arrivate nozioni che, come dire, all'università non avevo nemmeno toccato. Quindi è stato per me molto interessante e spero pure per voi. Vi volevo ricordare solamente il prossimo incontro, che è giovedì 11 alle 16 avremo come ospite Silvia Miondi Zupa. Zupa è una startup nata in uno dei migliori incubatori di imprese forse d'Italia, che si chiama H-Farm. Con lei parleremo di crowdsourcing, un accenno ce l'ha dato il professore, con lei andremo proprio nel dettaglio. Quindi grazie di nuovo al professore. Grazie a voi dell'invito. Grazie insomma alla vostra partecipazione. Spero insomma che questo possa servire ad una crescita collettiva. Grazie a tutti. Grazie a te.